Buona giornata, buon 25 aprile, benvenuti alla diretta per le celebrazioni a Modena della festa della liberazione. Ciao, hai poi saputo qualcosa? No, sai che non l'ho chiamato, quindi mi è sfuggito, ma oggi lo chiamo, non ne passo mica. Troppo lontani dalla libertà. Thank you.
Sì, Mirko, sì. Siamo qui in Piazza Torre, avete visto la deposizione della corona ai piedi della ghirlandina, sacrario dei caduti. Ovviamente le celebrazioni proseguono. Noi saremo in diretta dalle 11.30, poi anche oggi nel pomeriggio raccoglieremo altre immagini dalla provincia. Sempre per le manifestazioni e celebrazioni del 25 aprile. Scusi. Avete visto tutte le autorità, il presidente della provincia Abraglia, il sindaco, il prefetto, il questore, tutte le autorità civili, militari, religiose presenti per questa cerimonia che si rinnova ogni 25 aprile a Modena. Vedete anche, sentite la banda cittadina. Scusiamo per l'interruzione dovuta ad un problema tecnico di linea. Siamo di nuovo in diretta per le celebrazioni, per la festa della liberazione 25 aprile. La banda ferri, le autorità. Siamo in via Emilia, portico del collegio. Thank you.
ingresso da Corso Canal Grande, si svolta per via Università e arriveremo in Piazza Grande alle 11.30. Il comizio, tra i partecipanti anche Don Ciotti, lo ascolteremo in diretta. Visto che scenetta preparata, no? Ho parlato a bimba a fare delle non capito. Lei si sente libera? Quando ho visto la bandiera che non apparteneva. C'era una bandiera che non apparteneva. Però anche non è già qualcosa. Vai. Scena con la bimba che sfila in prima fila con la tutina da volontario, mano nella mano con il prefetto Camporotta, con il sindaco Zarelli. Tra poco siamo arrivati in Piazza Grande. Thank you.
Vedete la banda Ferri, le autorità precedute dal gonfalone della città di Modena. Noi probabilmente interromperemo per qualche minuto tra poco, in attesa poi di riprendere il collegamento. Rimanete sulla nostra pagina Facebook di Modena Noi, perché poi ci sarà il discorso, ci sarà il comizio solito del 25 aprile qui in Piazza Grande. Gente qui in Piazza Grande ad aspettare il gonfalone della città, le autorità. Adesso siamo qui sotto al palco, c'è il prefetto, c'è il sindaco, questore, tutte le autorità, magnifico rettore. Buongiorno a tutti voi e a tutte voi, buon 25 aprile. È bellissimo ritrovarsi tutti insieme qui in Piazza Grande, patrimonio UNESCO. Ci tengo a iniziare con alcuni ringraziamenti sentiti e doverosi. Grazie alle associazioni partigiane, all'Istituto Storico, al Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento, per il grande programma fatto anche quest'anno. A chi condivide con me questo palco, il presidente dell'ANPI di Modena, Vanni Bulgarelli,
le associazioni partigiane tutte. Permettetemi di dire a Vanni che c'è la solidarietà completa nostra all'ANPI nazionale per gli attacchi antistorici sbagliati di questi giorni. Un saluto profondo, amichevole, a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Ha accolto il nostro invito, lo ringrazio, caro Don Luigi, grazie per la tua costante testimonianza, per accogliere, per garantire, per costruire. Credo che il tuo insegnamento sia impegno per ognuno di noi. E poi grazie a tutte le autorità, a Nostra Signora Prefetto, le forze dell'ordine tutte, questore, tutti i parlamentari, i consiglieri regionali, li saluto con un unico grande abbraccio e dico loro, a tutti loro, grazie. Consentitemi anche un saluto particolare ai quasi 3.000 rifugiati ucraini, in gran prevalenza donne e bambini, che si trovano sul nostro territorio da oltre un anno. Non so dove è andata Valeria, ma avevamo Valeria, che è la nostra mascotte ucraina, che ormai è diventata, io gli ho detto prima, sei diventata mezza modenese, lei mi ha detto no, modenese. Quindi, questo per me è importante. Sono parte della nostra Italia e anche oggi, in questa occasione solenne per la nostra Italia, rivolgiamo al popolo ucraino il nostro pieno sostegno, la nostra totale vicinanza a seguito della barbara invasione russa del febbraio del 22. Il nostro auspicio è che prevalga la ragione all'odio e che si possa ricostruire un futuro di pace anche in quella terra. Da modenesi, con la nostra storia, i nostri valori, non possiamo abituarci alla banalità della guerra, un orrore senza fine, il peggiore degli errori dell'umanità. Il mio pensiero va anche alle sofferenze, ai morti che cercano la vita nel Mediterraneo. Io credo che dobbiamo aprire la nostra coscienza a quello che sta avvenendo. Vedete, oggi siamo qui in tanti, in questa piazza bellissima. Per me è un segnale politico importante, un segnale per Modena, città medaglia d'oro al valor militare, alla resistenza. Siamo qua tutti insieme e lanciamo con forza un messaggio al nostro paese, un segnale politico alle istituzioni, un segnale politico forte e un appello ai nostri giovani, ai quali dico indignatevi, incazzatevi, perché abbiamo bisogno di reagire. Io continuo ad incazzarmi quando le cose non funzionano, quando il paese e quando la nostra comunità non è rispettata, ma mi arrabbio anche per le cose che non riusciamo a fare per la nostra comunità. E solo insieme è possibile costruire risposte più avanzate. E allora arrabbiamoci, anche quando vediamo un segnale politico, quando in troppi, in questa fase, in questi mesi, hanno ragionato in modo errato dell'antifascismo, che è il valore della liberazione, della lotta partigiana, che spesso sono stati denigrati, messi o hanno cercato di mettere all'angolo. Anche al più distratto osservatore non può sfuggire che è in atto una strategia mediatica e politica che ha come fine la banalizzazione di questo fondamentale momento di coscienza politica nazionale. È un grave peccato, un errore enorme, perché questa che stiamo discutendo per noi è la base della nostra libertà.
per tutti coloro che possono iniziare a vivere, a manifestare e a stare con noi. Per noi la lotta al fascismo e al nazismo è l'anima della Costituzione, la forza della ricostruzione, la base della convivenza civile, la base riconosciuta da tutti per rafforzare la traiettoria delle radici verso il futuro. Abbiamo portato l'omaggio ai tanti caduti nei nostri luoghi della città. Lo abbiamo fatto per gratitudine e con commozione perché Modena, ripeto, città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, è una città che porta ancora i segni in tanti luoghi della città. Anche il 22, quando abbiamo ricordato la liberazione di Modena, abbiamo pensato a quegli ulteriori 38 persone che quel giorno purtroppo hanno lasciato la vita per continuare a garantire che i tedeschi scappassero, tornassero a casa loro. Allora io credo che oggi è il tempo delle decisioni chiare. Chi ha scelto sacrificando la vita per la civiltà contro le barbarie deve essere rispettato, deve essere valorizzato, perché la liberazione è patrimonio umano dell'Italia, radice delle fondamenta della nostra nazione grande, democratica, libera. E quindi ora è il tempo delle scelte. Come ho detto prima, civiltà, barbarie, dico anche inclusione, esclusione. Noi abbiamo bisogno di costruire un pensiero innovativo per allargare l'inclusione della nostra comunità, perché solo così allora possiamo continuare ad alimentare quelle radici che hanno consentito a donne e uomini della resistenza di trovare le condizioni per costruire un'altra visione, inserendo tutta quella visione dentro la nostra Costituzione. Ecco, io credo che questo sia il percorso che dobbiamo portare avanti per ragionare di quel conflitto sanguinoso, la fine del brutale e spietato occupazione nazista, il crollo definitivo del fascismo. Questa giornata per gli italiani rappresenta la festa civile della riconquista della libertà, l'inclusività di tutti gli italiani. È il giorno di un nuovo inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento, come dicevo, proprio con la nostra straordinaria Costituzione. Senza la lotta di liberazione, senza il riscatto politico e militare del nostro Paese, non avremmo l'Italia di oggi. L'Italia della piena libertà a chi vive qui, un'Italia della piena libertà con un bilanciamento tra i diritti e i doveri, tra la legalità e la giustizia, uno Stato democratico repubblicano unico e indivisibile. E per questo noi celebriamo i 75 anni anche dell'entrata in vigore della nostra bellissima Costituzione. Una carta antifascista e democratica, preceduta dalle prime elezioni libere dopo il ventennio nazifascista, finalmente col voto alle donne che già avevano scelto insieme agli uomini la Repubblica anziché la monarchia. Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, di cui oggi godiamo, trovano il loro saldo riferimento nel 25 aprile. Altro che non c'è l'antifascismo nella Costituzione. La seconda carica dello Stato, e mi fermo qua, si vergogna. Perché nella Costituzione c'è l'anima profonda antifascista che ha costruito quelle regole di convivenza e noi dobbiamo valorizzare quella convivenza per tutti. L'anima profonda, e vedo che ora iniziano le prese di distanza, fatemela dire così, meglio tardi che mai. Continuiamo perché c'è ancora tanto da fare per riconoscere questi valori. Ecco perché bisogna stare attenti, perché nulla è scontato, nessuna conquista e nessun diritto è scontato. E grazie alla Repubblica, alla sua Costituzione, alla Resistenza, ai diritti che furono estesi a tutti senza eccezione alcuna, a chi partecipò al movimento di liberazione, a chi lo sostenne
a chi se ne sentì estraneo, anche a chi lo combatté. Tutti sono diventati cittadini della Repubblica Italiana. Questo è stato lo snodo fondamentale, la grande eredità della lotta partigiana. Altro che storie e altro che balle raccontate. La ricostruzione del senso comunitario pieno e profondo. E allora noi dobbiamo ringraziare profondamente il percorso che si è avviato. E voglio dire una cosa molto particolare. E grazie agli alleati che hanno operato e che hanno riconosciuto, perché solo attraverso il lavoro degli alleati e il riconoscimento della resistenza è stato possibile trovare le condizioni per costruire noi la nostra Costituzione. Lo voglio dire in modo particolare per questa importanza. Le forze alleate ci hanno aiutato, ma poi si sono fidate di noi, perché grazie ai partigiani non ci siamo seduti da sconfitti al tavolo dei vincitori, a differenza di quanto è successo in Germania o in Giappone. Io la chiamo quota di credito recuperata, e quella quota di credito recuperata lo dobbiamo a quella lotta di liberazione, perché così abbiamo ritrovato una dignità che era stata buttata per aria. E io credo che questo sia il valore più importante. Questo è il fattore di rimozione. La Costituzione deve essere rispettata. La storia è chiara. Quando l'8 settembre le truppe di Hitler invasero l'Italia, mutilando l'integrità territoriale, imponendo un gioco di brutalità, stermini, eccidi, deportazione, con la collaborazione dei fascisti, migliaia e migliaia di italiani, militari, civili, compresero che la patria in cui volevano vivere, per cui si poteva anche morire, non poteva che essere una patria libera, democratica, fondata sul rispetto reciproco, bilanciamento dei diritti e dei doveri, pace, convivenza, umanità e fratellanza, con un lavoro libero e dignitoso. E a questi valori fondamentali la politica deve ricordarsene ogni giorno, quando affronti i problemi della sicurezza, dell'accoglienza, dell'immigrazione. Deve farlo senza scaricare sui sindaci, sui territori, sui cittadini la gestione dei grandi processi umani e storici, quale appunto la migrazione di popoli lontano e che vogliono scappare da guerre e da povertà. Vedete, io ho accusato in questi mesi il governo di aver messo il silenziatore su questi argomenti. Io credo che l'unica condizione è un tavolo del nostro Paese. Insieme dobbiamo trovare le condizioni per rispondere ai temi profondi, come quello dell'immigrazione, per farlo diventare da un problema a una risorsa. Pensate, abbiamo bisogno di lavoro, ma non riusciamo a farli lavorare. Dobbiamo trovare regole nuove per l'inclusione e per la convivenza, se no tutto diventa più difficile. Tutto diventa più difficile. E allora tutto passa attraverso il riconoscimento della cittadinanza, perché quando una persona la riconosci, e allora gli ridici tante volte che c'è la Costituzione che è dovere, ma la Costituzione è diritto e dovere, e soprattutto nel momento in cui tu sei cittadino hai il dovere di rispettare quella Costituzione, e abbiamo tutti il dovere di rispettarla. Abbiamo il dovere di investire sull'educazione, sulla formazione, sulla scuola. E permettetemi di ricordare un'altra persona importante del nostro Paese. Stiamo ricordando i 100 anni della nascita di Don Milani. Diceva: non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra i disuguali. Ora come allora bisogna combattere le disuguaglianze, creare opportunità, lavoro. Continuiamo a lavorare per questo, continuiamo a garantire il diritto alla salute. Vedete, in questo periodo io ho cercato di alzare la voce sulla salute, perché non voglio ritornare alle mutue, voglio che la salute sia ancora una sola del servizio sanitario pubblico universalistico. Voglio che sia garantito il diritto alla casa, il diritto all'amore, il diritto alla difesa degli altri. Ecco, questo dobbiamo fare.
E io vorrei dire anche un'altra cosa e mi avvio a concludere. Noi abbiamo bisogno di a 600.000 militari italiani la terribile, oggi vorrei dare onore a tutti coloro che hanno scelto dalla parte giusta per la loro vita, sacrificando anche la loro vita per dare vita ai loro figli. E quindi onore a quei militari, anche a quelli che sono stati mandati in giro per il mondo con ordini sbagliati, che sono morti. Onore agli anziani, alle donne, ai bambini inermi che sono stati violentati da quella furia drammatica. Io credo che sia importante concludere la mia riflessione su ultimi due argomenti. Il primo, dire grazie al Presidente della Repubblica Mattarella. Chi va ad Auschwitz rimane segnato per tutta la vita. E lui ci è andato e ha dichiarato: il sistema di Auschwitz e dei campi adesso collegati fu l'estrema ma diretta e ineluttabile conseguenza di pulsioni antistoriche, antiscientifiche, di istinti brutali, di pregiudizi, di dottrine perniciose, di gretti interessi e perfino di conformismi di moda. Tossine letali, razzismo, nazionalismo aggressivo e guerra fondaio, autoritarismo, culto del capo, divinizzazione dello Stato che circolavano fin dai primi anni del secolo scorso, dalle università ai salotti, avvelenando i popoli, offuscando le menti, rendendo aridi cuori e sentimenti. Parole chiarissime, nette e coraggiose di un Presidente della Repubblica a cui vogliamo andare orgogliosi. Allora adesso l'ultimo punto lo voglio agganciare con una riflessione, con un passaggio della riflessione del nostro Vescovo prima in Duomo. Ha detto: la libertà è autentica se pensa al futuro. Ecco, noi dobbiamo continuare a fare memoria, perché solo con la memoria troviamo l'energia per costruire il futuro, e dobbiamo costruire il futuro. Noi dobbiamo, con la memoria ben salda e giusta, agire tenendo la traiettoria ideale per affrontare le nuove sfide, tenendo Modena in movimento. Una Modena protagonista del buon cambiamento, con le nostre imprese innovative, il lavoro dignitoso e valorizzato, l'arte, la cultura, la storia, con una forte coesione sociale. Perché Modena vale, è vita, è bellezza e comunità sempre aperta e inclusiva, con radici profonde e solide. Ecco, il nostro compito è grande, ma è grande l'energia del cammino e dell'insegnamento dei nostri genitori, dei resistenti, per garantire quella nuova sostenibilità, per garantire le condizioni delle sintesi delle ragioni collettive e non degli egoismi personali. Noi dobbiamo agire. Dobbiamo agire per garantire un futuro per tutti e non per qualcuno. Dobbiamo lavorare per la nostra comunità. E allora dico al governo che noi le risorse del PNRR le vogliamo spendere tutte, perché vogliamo fare degli investimenti per la nostra comunità. E allora dobbiamo realizzarli quegli investimenti per due motivi: per la nostra comunità e perché se facciamo quegli investimenti ricostruiamo una dignità del nostro paese anche in Europa, perché noi in Europa ci vogliamo stare a testa alta da coprotagonisti dello sviluppo. Vogliamo che l'Europa sia qualcosa di più grande, più profondo, più inclusivo, che possa governare le ragioni, gli incontri nel mondo e non subire il mondo. L'Europa è la nostra casa, e stare nel futuro è stare lì. Come costruire il futuro per continuare a vivere qui. Ecco, chiudo davvero e vi ringrazio e rivolgo un pensiero e un plauso ad un'altra cittadina modenese, la senatrice Liliana Segre. La ringrazio perché con la sua memoria ricordiamo ogni giorno quello che è successo. Il valore della memoria e anche l'impegno della fine della Seconda Guerra Mondiale sino ad oggi, gli uomini liberi e gli stati democratici presero per dire mai più.
E io vorrei utilizzare quel suo messaggio, mai più, mai più. E sempre avanti, perché Modena vale insieme di più, mai più deve succedere quello che è accaduto. Apriamo le nostre coscienze, la nostra anima agli altri. E allora vivi il 25 aprile, viva Modena libera, viva la Repubblica, viva l'Italia! Grazie innanzitutto a tutti voi. Era un po' che non vedevo una piazza così affollata il 25 aprile. Grazie al sindaco, all'amministrazione comunale, alle autorità che hanno consentito questa iniziativa. E per me è un onore e un'emozione intervenire in rappresentanza delle associazioni partigiane in questo luogo a pochi passi dal sacrario dei nostri caduti per la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. Insieme tutti a celebrare una data che in quei valori unisce tutti gli italiani, altro che 25 aprile divisivo, unisce tutti gli italiani che credono in quei valori. Quei valori per cui quelle persone di cui vediamo il ritratto hanno dato la vita. A 80 anni dall'inizio della lotta di liberazione, 1943, è bene ricordare che il 25 aprile del 45 non è la data della fine della guerra, che in Italia scatta il 2 maggio sulla base dell'accordo fatto il 29 aprile. Noi ricordiamo con il 25 aprile lo sciopero insurrezionale generale di tutta l'Alta Italia, cioè non un'azione militare, ma un'azione corale dove insieme alleati, partigiani e popolazione si sono rivoltati in via definitiva contro l'oppressione fascista e contro l'occupazione nazifascista. Questo ricordiamo. E lo ricordiamo con le parole di Sandro Pertini, che da radio del CLN diede questo straordinario annuncio. Quindi un'insurrezione di popolo, dell'Italia del Nord ancora occupata, contro i tedeschi e contro quest'ultima, diciamo, trincea del morente regime totalitario fascista, la Repubblica Sociale Italiana, di cui ancora qualcuno prova nostalgia. Un'insurrezione quindi innanzitutto antifascista, che chiudeva 20 anni di dittatura, di violenze, di persecuzioni, di ingiustizia sociale. La retorica del regime era piena di parole come patria, nazione, scagliate contro i nemici interni ed esterni a giustificare repressione, guerre come le guerre coloniali, che la Presidente del Consiglio recentemente non ha voluto ricordare nel suo viaggio in Etiopia e in Somalia. E invece avrebbe fatto bene, perché la memoria va condivisa, anche quella va condivisa. No, Mussolini e il fascismo non hanno fatto anche cose buone, così come il male assoluto del fascismo non lo troviamo solo nelle leggi razziali o nella guerra accanto ai nazisti. La sistematica repressione di ogni libertà era alla base di un regime costruito un secolo fa con la violenza squadristica, con gli assassini politici, con il terrorismo, prima e dopo il colpo di Stato del 28 ottobre del 1922, reso possibile dalla complicità della monarchia dei Savoia. Ho ricordato questo perché 80 anni fa, prima della resistenza armata, era iniziata una forte resistenza civile, fatta da agitazioni, proteste, scioperi, anche nelle nostre terre, proprio in questi mesi del 1943. Le donne, in particolare nel nostro modenese, furono protagoniste di questa mobilitazione, che accompagnò poi la lotta partigiana dopo l'8 settembre. Le donne manifestavano per chiedere pane, pace, libertà, le tre cose insieme, non una sola di queste.
Queste erano le patriote, non quelle di cui parla il nostro Presidente del Consiglio. E patriote sono le ragazze, ancora una volta donne, che in Iran, che in Afghanistan combattono contro regimi totalitari, barbari, inaccettabili in un mondo civile. E a proposito di donne, come si fa a cancellare l'idea che il fascismo aveva delle donne e ancora la si sente in giro? Ridotte al ruolo di madri e amanti, scoraggiate e umiliate in ogni modo nei luoghi di lavoro, nello studio, con salari dimezzati, tenute a casa a badare a mariti e figli, oppure a lavorare nei campi, senza autonomia economica e politica. Ogni tanto serpeggia anche oggi quest'idea, quando qualcuno dice: ma noi non abbiamo bisogno degli immigrati, perché abbiamo tante donne che non fanno niente e possono farlo loro quel lavoro. Questa è l'idea, questa è l'idea. E allora questa idea non è ovviamente accettabile, fa parte di quella retorica che a quanto pare continua a essere sotto la cenere di quella fiamma che qualcuno tiene ancora al suo simbolo della sua formazione politica. Con inquietante insistenza noi continuiamo a sentire a destra parole come patrioti e nazione, rispolverando una retorica stucchevole, cercando di cambiare il senso alle parole e alla storia. E le parole sono importanti, sono molto importanti, servono a far passare un messaggio. Quello della destra nazionalista e sovranista porta ancora 3,5 milioni in meno. Come si fa a parlare di sostituzione etnica? Peraltro come si fa a parlarne in Italia, dove negli ultimi 3.000 anni di storia sono passati tutti, dai greci ai longobardi, dagli ostrogoti ai franchi? Ma come si fa a non riconoscere che la nostra identità è proprio fatta di questa mescolanza, nel bene e nel male? Gli immigrati non sono barbari, ma civiltà, ma persone con le quali costruire un futuro, per noi e per loro. Per questo bisogna governare quel fenomeno, quel processo, non criminalizzarlo, renderla ordinata, regolarla. La protezione speciale per migliaia di persone non significa solo accoglienza, ma integrazione, ovvero sicurezza. La drastica riduzione disumana di quel provvedimento produrrà più emarginazione e più insicurezza per tutti. Va potenziato e non distrutto il sistema di inclusione costruito da tanti comuni, e il comune di Modena è un esempio in questo senso. Comuni che vanno aiutati ogni giorno e non presi a schiaffi ogni giorno come viene fatto. Come dimenticare che fu proprio il nazionalismo, il rivendicato primato etnico, a generare nel Novecento 2 guerre mondiali, fu il nazionalismo, la sua furia prevaricatrice, a frantumare e a precipitare nell'orrore della guerra civile la ex Jugoslavia, e ancora il nazionalismo che guida l'invasione russa in Ucraina e produce una guerra di devastazione, di annientamento di un intero paese, di un popolo costellata di crimini orribili. Una guerra in Europa che invade l'Ucraina contro l'aggressione, per la propria difesa e per la ricostruzione e per impedire un'espansione ulteriore del conflitto, come già purtroppo sta accadendo in Africa, in modo particolare alle porte dell'Europa. Serve una pace giusta. A partire dall'Unione Europea serve un'offensiva dell'ONU che rischia di finire come finì 80 anni fa la cosiddetta società delle nazioni. E allora non si possono usare le parole mascherando intenti tendenziosi. Le inqualificabili parole del Presidente del Senato sull'attentato di Via Rasella, sulla resistenza romana, non sono una sgrammaticatura istituzionale, ma il tentativo maldestro di infangare i partigiani. E alle fosse ardeatine non furono trucidate dai tedeschi 335 persone perché italiani, come ha detto la Meloni, ma perché ebrei antifascisti. Il prefetto fascista che ha compilato quella lista non ci ha messo dentro neanche un fascista, guarda caso, anche se era italiano. Le associazioni partigiane non hanno paura della storia, dei fatti e neppure delle contraddizioni che hanno attraversato un movimento tanto complesso, durante la guerra, durante la resistenza e nell'immediato dopoguerra. E tanto bene abbiamo paura della nostra storia recente, che qualcuno continua a citare, del brigatismo rosso,
della violenza politica degli anni 70 e 80. Paura della storia, invece, siamo convinti che ce l'ha chi ancora oggi in tutti i modi cerca di rimuovere le responsabilità del fascismo e del neofascismo. Se ne dice tante, non riesce proprio a dire la parola antifascista, proprio non gli viene un blocco, cioè un'allergia. Manipola le vicende tragiche del nostro paese, quelle delle fosse ardiatine, come quelle della strage di Piazza Fontana del 69, di Piazza della Loggia di Brescia, o ancora della strage di Bologna del 2 agosto. Vedremo che cosa sapranno dire per la strage del 2 agosto di accertata matrice fascista. Può darsi che qualcuno vada a celebrarla, non so, in Canada o da qualche parte, visto che il 25 aprile c'è qualcuno che lo va a celebrare a Praga, e quindi può darsi che faccia questo. La destra si sente spesso ripetere che abbiamo parola della pacificazione del paese, ma la pacificazione c'è stata 76 anni fa, non se ne sono accorti. Si chiama Costituzione, quella è la pacificazione dell'Italia, in essa tutti gli italiani si possono riconoscere. Nel dopoguerra ci sono state generose amnistie di torturatori e traditori, non c'è stata l'epurazione dei fascisti dalle strutture fondamentali dello Stato, rimasti nelle istituzioni repubblicane. L'abbiamo pagata duramente negli anni di piombo questa presenza. Si è cercato ripetutamente di processare la resistenza, altro che pacificazione. In realtà quello che si vuole non è la pacificazione, ma l'equiparazione. I morti da una parte e dall'altro sono sempre morti e sono uguali. Fascismo e antifascismo sono acqua passata, ma c'è qualcuno che vuole ancora di più, vuole una rivincita, e questo non è accettabile. Per questo alza la polvere, la butta in cacciara, confonde il dibattito con la menzogna, e l'obiettivo è un po' di torti e un po' di ragioni da una parte e dall'altra. Se tutto ormai è passato, se si possono anche condividere le idee degli sconfitti, tanto vale cambiare la Costituzione, che è figlia invece di una parte, quella degli antifascisti. E allora è lì l'obiettivo, cambiare. O ci credono e non lo vogliono dire, o sono degli spergiuri. In tutti e due i casi stanno nel posto sbagliato. Per questo si evita di onorare il 25 aprile o di ricordare la Resistenza, cancellando i partigiani, come accade in un comune qui nella bassa modenese. E allora ripetiamo con le parole di Giacomo Andreotti che il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Lo vogliamo ricordare una volta per tutte. Ma come spiegare a quelli che cercano rivincite e che tengono nell'armadio i memorabilia mussoliniani che i valori fondativi della Costituzione sono stati costruiti nelle carceri dove migliaia di oppositori venivano rinchiusi dai tribunali speciali fascisti? Che le sue parole sono state scritte dai torturati, dagli assassinati dal regime durante il ventennio di dittatura, scritte chi ha dato nella Resistenza la vita per la pace, la libertà, la democrazia, la dignità umana, l'uguaglianza, la giustizia sociale. Scritte, come ha fatto molto bene il sindaco a ricordare, da decine, centinaia di migliaia di giovani che da tutto il mondo sono venuti in Europa ad aiutarci a liberare il mondo da questo fango della dittatura nazifascista. Dalle centinaia di migliaia di soldati italiani che sono rimasti nei campi, nazisti, prigionieri, perché si rifiutavano di combattere ancora una volta accanto a loro. Ed è questo elemento che ci fa dire che quelle parole sono state scritte da antifascisti liberali, socialisti, comunisti, cattolici, monarchici e repubblicani. Sì, anche i monarchici hanno scritto un pezzo di quella Costituzione, da sacerdoti, molti dei quali hanno dato la vita, dato prova forte di lotta antifascista, da atei, da donne e da uomini. Per questo la Costituzione ha tanti colori, ed è per questo che invece il fascismo ne ha uno solo, il nero. Questa è una diversità di fondo, il pluralismo, la bellezza delle tante idee. E se al signor La Russa gli disturba che ci sia un po' di rosso nella Costituzione, beh, se ne faccia anche una ragione, eh.
Proprio questo diffuso atteggiamento ci fa dire che lo spettro del fascismo è ancora in circolazione in Italia e in Europa e torna con l'aggressione degli studenti, come a Firenze, come in altre città, con sistematici vandalismi ai simboli che ricordano la Shoah, la Resistenza, gli antifascisti, o la distruzione dei simboli di coloro che lottano contro le mafie e per la legalità. Anche lì c'è un covo di cultura fascista e della violenza. E lo ricordano bene i giovani della rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari, della lettera che hanno mandato nei giorni scorsi alla Meloni, ai suoi ministri. Non è solo il proliferare della violenza ad allarmarci, dicono i ragazzi, ma che quella violenza venga così poco spesso discussa e così poco spesso condannata. E allora diciamo con forza a chi dice la scuola è libera e non antifascista, diciamo la scuola è libera perché è antifascista. Bravo. Le parole della Costituzione se ne possono richiudere in una sola. Antifascismo, perché questa è la nostra esperienza in Italia. Non siamo in Francia, non siamo in Ungheria, non siamo in Grecia, la nostra esperienza è questa. Questa è la nostra storia, quella di ieri e quella di oggi. Questa parola non contiene solo ricordi del passato e valori del passato, contiene un progetto contemporaneo, ancora fondamentale per ogni progetto collettivo futuro, per costruire un progresso civile condiviso, perché quei valori sono parte della nostra vita quotidiana. Quando cerchiamo un lavoro dignitoso per noi, per i nostri figli, adeguatamente retribuito, quando abbiamo bisogno di assistenza, di cure, di una sanità efficiente, quando vogliamo la migliore formazione per i nostri ragazzi, una scuola pubblica, non discriminante, quando chiediamo sicurezza nelle nostre città, quando pretendiamo uguaglianza nei diritti e nei doveri, quando riteniamo giusto accogliere chi fugge da guerre e persecuzioni, quando vogliamo vivere nella legalità ed esprimere veramente il nostro pensiero, la Costituzione è con noi. Per questo è un elemento contemporaneo e ci serve a progettare il futuro. Tante volte da ragazzo sono stato in questa piazza e poi da adulto e guardavo dalla piazza chi parlava, da questo palco da cui parlo per la prima volta, protagonisti di eventi straordinari, di battaglie della resistenza e dell'antifascismo, testimoni diretti della faticosa ricostruzione di una società più giusta, libera, democratica, testimoni che hanno vinto l'indifferenza, lo scetticismo e hanno scelto da che parte stare, si sono fatti partigiani. Di testimoni diretti, di ragazze e di ragazzi della liberazione ne sono rimasti molto pochi. Per questo noi, ognuno di noi deve farsi testimone di quelle idee, di quei valori, di quelle battaglie che sono alla base del progresso economico, sociale e civile delle nostre terre. Sono parte indilebile della nostra identità. A chi si interroga sull'identità dell'Italia e vuole difenderla con i muri, diciamo che l'identità del popolo italiano sta nella mescolanza millenaria di culture e di idee. E l'Italia di oggi vive nell'identità di quella resistenza, di quella e di quella Costituzione di cui oggi noi celebriamo l'anniversario, che genera ancora speranze nel futuro. Sono quelle basi di una società che cambia senza smarrirsi, ricordando le sue radici, radici che ci fanno ancora dire viva Modena antifascista, viva l'Italia democratica, viva il 25 aprile, viva la Resistenza. Grazie a Vanni, ed ora la parola a Don Luigi Ciotti. Grazie Don Luigi. Di essere realizzato. Sì, non dimentichiamolo mai, il nostro paese non è ancora del tutto libero. La libertà non è ancora un bene comune, un bene universale, perché non è libero chi è murato nella propria solitudine, chi è schiacciato dai bisogni, chi è privato dei diritti. Abbiate pazienza, un paese dove oggi abbiamo 6 milioni di persone in povertà assoluta non è un paese del tutto libero. Dove migliaia di persone hanno perso il lavoro, cercano il lavoro, che vuol dire dignità e libertà.
quasi 2 milioni di bambini in povertà assoluta è il dato che l'ISTAT ci ha dato. Allora, dobbiamo ancora molto liberare la libertà nel nostro paese, e ci interpella, come è stato già ricordato con forza e così bene, ci interpella la nostra Costituzione, scritta 75 anni fa. Oh, non è solo una carta la Costituzione, non è solo la legge fondamentale dello Stato. Voi lo sapete bene e me lo insegnate. La Costituzione è un progetto di cui dobbiamo essere tutti esecutori. Ma abbiamo un po' tradito tutto questo. Abbiamo tradito un po' la nostra Costituzione e la democrazia nel nostro paese che amiamo, e siamo qui perché amiamo la democrazia, la libertà, la dignità di tutti. È una democrazia oggi pallida nel nostro paese, è molto pallida la nostra democrazia, ma queste povertà, queste fragilità sono mali che hanno una radice comune troppe volte nell'indifferenza e da parte ancora di tanta gente, del disprezzo del bene comune. Nel divorzio, sì, divorzio tra l'etica e la politica, tra la libertà e la responsabilità. Troppi sono più preoccupati dell'apparire, dell'estetica, che dell'etica. Bravo. Dei propri comportamenti. Dei propri comportamenti. E voi mi insegnate, voi me lo insegnate. L'Italia che noi amiamo non è un paese del tutto libero. E allora, occorre portare la liberazione a compimento, strapparla dal guado in cui vegeta, e lasciatemi anche dire, troppe volte, dalla palude in cui langue. La libertà, e voi questo lo vivete se siete qui sulla piazza, ma io penso a chi non c'è, a chi non vuole esserci, a chi in questa giornata il suo pensiero è molto lontano. La libertà si fonda tale sull'impegno di ciascuno di noi per il bene di tutti. Si fonda la libertà sul nostro essere cittadini, non secondo la logica dell'io, ma secondo quella del noi. Oggi ci siamo resi conto, ma non è solo oggi, guardate, perché le responsabilità arrivano anche da lontano. Oggi vediamo troppa gente che passa dall'ecosistema all'egosistema, l'individualismo, l'egoismo, il proprio io, la propria sicurezza, e gli altri si arrangino. Allora vi prego, anche per chi è già impegnato, anche per chi è già impegnato, non dobbiamo, nessuno di noi, non adagiarsi nelle retrovie della storia. Persone malate, cominciando veramente con un'attenzione diversa verso i nostri ragazzi e soprattutto per la dignità, perché nel nostro paese, nonostante già delle grandi conquiste, le donne sono ancora messe molto e molto da parte. Guardiamo in certe condizioni nel mondo del lavoro, ma non solo. Dobbiamo stare lontani dai toni della retorica, schierarci sempre di più con audacia, sì, l'audacia, contro tutte quelle strutture che dilagano come un cancro nel tessuto politico, economico e sociale, e che spesso sono giustificate come ovvie e necessarie. Ma guarda un caso,
quante ombre, incertezza sul nostro cammino oggi, oggi. Non dobbiamo arrenderci mai dinanzi alle contraddizioni, anche ai fallimenti, ma oggi è necessario uno scatto, un di più, un maggiore impegno. Vi prego, c'è una parola che dobbiamo fare nostra: urgenza. È urgente tutto questo, è urgente tutto questo. Ma dobbiamo anche cogliere, questo è un dovere ed è una responsabilità. Dobbiamo il dovere di cogliere il positivo che c'è. E dobbiamo anche educarci e dare la mano anche ai più giovani. Innanzitutto accogliere le cose belle, importanti, positive che ci sono in tutte le realtà, per riconoscerle, per sostenerle, per incoraggiarle. Quante cose stupende ci sono dentro le nostre città, dentro i nostri territori, dentro le nostre parrocchie, dentro i nostri contesti, che non fanno chiasso, non fanno rumore, non fanno notizia molte di queste cose belle, ma ci sono. E vi prego, abbiamo il dovere di farle emergere, di sentirle nostre, perché sono segni di speranza che ogni giorno, nonostante tutto, si affacciano al nostro orizzonte. Allora sì, è necessario mettersi in ascolto del futuro, fare largo al futuro. E la speranza sta proprio nell'esserci, nell'assumere le nostre responsabilità, la tenacia, nella serena tenacia di unire di più le nostre strade per fare di più e meglio. Non scoraggiamoci anche delle cose che abbiamo potuto sbagliare, i nostri errori, le nostre fatiche. Non dobbiamo scoraggiarci. Questo momento urgente di risalire sulle barricate, nel senso, vi prego, del nostro impegno, più forza, più coraggio, per portare il nostro contributo per il bene comune. Allora c'è una parola chiave, come si dice, una parola grande che ci chiama in gioco tutti, è la parola responsabilità. E la responsabilità, dobbiamo sempre, una parola da rivisitare, da rafforzare, da non dare una volta per sempre per scontata. E deve diventare responsabilità non solo di quello che facciamo, ma anche di quello che non facciamo. Se oggi il male è ancora così forte, e anche perché le ingiustizie, ripeto, anche perché le ingiustizie si sono alleate con le nostre omissioni. Eh sì, quante omissioni! Ed è anche necessario dircelo. Io dico la mia coscienza innanzitutto, perché il primo che ogni giorno è farsi l'esame di coscienza, prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie fragilità, sono io. Anche nel dire che il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi guarda e lascia fare. Il male, dove sono gli altri rispetto a quello che sta verificandosi sulla faccia del pianeta? Sono 60 le guerre, ma delle altre 59 se ne parla poco, 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 pochissimo, pochissimo. È diventata una delle tante cose. No, vi prego, il processo di liberazione deve continuare. C'ha bisogno di noi,
di ciascuno di noi, perché oggi di questa situazione c'è chi si avvantaggia, e chi si avvantaggia innanzitutto sono le mafie. Le mafie sono, ve lo posso dire, in ottima salute. Hanno una buona salute le mafie nel nostro paese. E guardate che oggi sono più forti di prima. E noi stiamo passando dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato nella testa di troppe persone. E oggi in Italia a fare la differenza è l'indifferenza. È diventata una delle tante cose, una delle tante cose. Le mafie stanno in buona salute, la 'ndrangheta calabrese soprattutto è la più forte, la più potente, più internazionale. Cosa Nostra, che ha preso una serie di batoste grazie al lavoro di magistrati, e non dimentichiamo delle forze di polizia, lavoro delle prefetture, ci sono parte delle istituzioni che fanno fino in fondo la loro parte, ma noi non possiamo delegare tutto lì, non possiamo, non dobbiamo. Le mafie sono più forti di prima, molto forti. E poi quegli elementi che gli permettono di arricchirsi. La droga è tornata più forte di 30 anni fa. Nuovi volti, nuove storie, nuove sostanze, nuove modalità. E non se ne parla quasi più di prevenzione, di una corretta informazione. Si delega ad altri. La droga è il gioco d'azzardo, con delle leggi assurde, con monopolio dello Stato per una parte e in mano la criminalità dall'altra. E così l'usura, le ecomafie, le agromafie. E allora c'è un elenco interminabile di situazioni. E voi lo sapete che i grandi capi delle mafie oggi hanno abbandonato le forme arcaiche, sono diventati manager, sono diventati manager le mafie. Allora, siamo qui perché non è possibile che un paese come l'Italia è da 150 anni che ha da che fare col problema mafioso, nonostante l'impegno e il sacrificio di tanti, da non dimenticare mai. Ci sarà una ragione, e la ragione di tutto questo sta anche che non è un problema solo di magistrati, di forze di polizia, a cui dobbiamo tanto, al sacrificio di tanti, è un impegno che è nostro, e soprattutto è un impegno che chiediamo alla politica, perché se non è necessaria lotta alla mafia vuol dire cultura, vuol dire scuola, vuol dire educazione, vuol dire sostegno alle famiglie, vuol dire salute, vuol dire lavoro. La lotta all'illegalità in tutte le sue espressioni ha bisogno di tutto questo. Se la politica, e anche qui vi prego, non amo mai generalizzare, mai, mai generalizzare, le istituzioni sono sacre e dobbiamo diventare tutti, ma sono cose che voi fate, dobbiamo diventare tutti capaci a distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi governa le istituzioni. Dobbiamo sempre distinguere per non fare tutto un erba un fascio. E voi trovate nelle istituzioni che la stragrande maggioranza sono persone oneste, pulite, che ce la mettono tutta, magari facendo degli errori, riprendendosi, per farne veramente un servizio per il bene di tutti. Sacralità delle istituzioni. Ma troviamo anche nelle istituzioni la maggior parte di belle persone, no, ma troviamo anche, ma fanno più notizia, fanno più cronaca, colpiscono di più quella piccola minoranza
inquietante che di persone che non sono degne di rappresentare le istituzioni e che offendono la sacralità delle istituzioni nel nostro paese. Allora le mafie, dobbiamo liberarci, non siamo del tutto liberi, non sono un mondo a parte, sono parte organica di questo mondo dove la regola del profitto e della ricchezza facile e illecita prevale sul bene comune. Allora sì, da crimine organizzato siamo passati a crimine normalizzato. Se la politica non lotta contro le ingiustizie, non lotta a creare dei percorsi che danno libertà e dignità alla gente, la politica, se non fa questa, diventa criminogena, perché non fa quello che deve fare, perché ci sia il cambiamento reale. Quando hanno arrestato Matteo Denaro Messina, nella testa di molti, no, mafia sconfitta, ecco, peccato, 30 anni di latitanza, ma quella latitanza ha nascosto altre latitanze. Chi ha permesso tutto questo? Chi ha coperto questo? E allora voi capite che si alimenta del commercio delle armi, della privatizzazione dei beni comuni, che produce sofferenze sociali e disastri ambientali, quel sistema. E i migranti sono le vittime, gli anelli deboli di questo sistema, dove prima vengono sfruttati e poi scartati e poi li respingiamo. Ma una politica spregiudicata e cinica li presenta come problema. Il problema della politica non sono i migranti, i poveri, gli ultimi, le persone senza lavoro, senza casa. Ecco allora i patti, non ho un'altra parola, scellerati con le dittature incaricate a respingerli, spesso ad arrestarli. L'Europa, culla della civiltà, dà dei miliardi alla Turchia in mano a dittature che si tengano alcuni milioni di migranti, perché non devono venire in questo Occidente, culla della civiltà. No, è così, non ci danno la verità su Giulio Regeni. Questo stupendo ragazzo dell'Università di Bologna che è stato imprigionato, ma in quelle carceri ci dicono che sono migliaia di persone per la stessa ragione che sono incarcerate e non se ne parla, ma noi facciamo accordi commerciali e così foraggiamo la Libia, perché in quei lager ci sono migliaia di persone. Ma com'è possibile che qualcuno non prenda coscienza di questo? E poi penalizziamo l'ONG, lasciatemi ricordare una che mi è cara di tutte, la Mediterranea, con Don Mattia, no, e con tante altre persone, capite? Noi criminalizziamo loro, li respingiamo sui mari. Allora no, ecco allora la diffusione del populismo, sì, diffusione del populismo. Il populismo è l'esatto contrario dell'amore per il popolo. Ma guarda, il populismo usa il popolo, strumentalizza la sua rabbia, compra il suo consenso in cambio di elusioni. Allora vedo degli atteggiamenti populisti, dei linguaggi, delle
modalità. Do la parola a un santo che in questi giorni, giorno 20, pochi giorni fa, era il 30° della sua morte. Per me è stato un grande amico, Don Tonino Bello. Don Tonino Bello. E Tonino Bello, vescovo in terra di Puglia, no, vescovo poi di Molfetta, lui che arrivava da Alessano, era diventato tra l'altro presidente di Pascristi, il movimento per la giustizia e per la pace. Vi leggo alcune sue righe, parlando della guerra, ma soprattutto della pace. Quando con Monsignor Bettazzi firmarono un appello per la guerra che era nell'ex Jugoslavia, ma che ha una valenza, un valore tutt'oggi. Tonino Bello è ancora qui con noi a gridare parole di pace. Vi leggo solo alcuni passaggi, vi prego. Quando lui scrisse questo appello: mettetevi tutti dalla parte della gente, non degli alcuni che speculano sulla guerra, sul commercio delle armi, sul mercato nero, ma mettetevi dalla parte della grande massa che soffre, che muore. Deponete le armi, sottraetevi all'oppressione dei mercanti della guerra, afferrate strumenti di pace. E poi, e voi responsabili dei paesi più ricchi e potenti del mondo, influite in modo determinante, non con le armi che consolidano la vostra potenza e le vostre economie, ma con efficaci mezzi di pressione e di dissuasione per fermare questa carneficina. Lo ripetiamo da questa piazza: fermare queste carneficine. Queste grandi potenze avrebbero la forza, ma quanto tempo si lascia fare? E intanto è una strage, è una carneficina, e di quelle altre guerre non se ne parla neanche. Allora voi capite, il grido, pensando alla lotta partigiana, a quegli uomini, a quelle donne che hanno lottato, a chi ha contribuito alla nostra liberazione. Oggi noi dobbiamo impegnarci ancora di più, perché il nostro paese non è del tutto libero. E Tonino Bello diceva che la parola pace, lui l'aveva tradotto così, la P l'aveva tradotto in preghiera, la A in audacia, la C in convivialità e un esodo, pace. E io non posso dimenticare un'altra figura bellissima, Edel Camera, che viveva tra le baracche della sua Recife in Brasile, che ha detto una cosa importante anni fa, ma che anche oggi è tutta vera, quando aveva detto che il pericolo più grave per l'umanità non è rappresentato dalla bomba atomica, dalla bomba H, ma è rappresentato dalla bomba M, cioè dalla bomba miseria. Noi diciamo dalla bomba povertà, perché la povertà sulla faccia del pianeta, che fa scatenare i conflitti, le guerre, la conquista dei territori. Ma una parola devo dirla sull'antifascista. Antifascista non può essere soltanto una parola, un'etichetta. Deve essere un'etica, un modo d'essere e di comportarsi. Una pratica dove l'essere contro il fascismo è comprovato giorno dopo giorno dall'impegno per la democrazia. Se no diventano etichette, non basta dire solo antifascista. Un impegno per la democrazia. Se oggi c'è questi, non ho parola,
queste parole, questi atteggiamenti, queste modalità, questo mascherarsi fascista. Se oggi c'è questo, questo un riemergere di parole e pensieri fascisti, perché è così. E poi fanno marcia subito indietro, poi si mettono la maschera e poi giustificano e giustificando fanno peggio di prima. E anche perché c'è stato nel nostro paese troppo antifascismo di facciata, antifascismo fatto di molte parole e di pochi fatti. Allora il grado di antifascismo, voi lo sapete, io so che voi lo vivete, ma io mi guardo attorno perché trovo tanta gente questa parola che viene usata. Il grado di antifascismo è dato dalla capacità di realizzare quanto è scritto nella Costituzione. E la Costituzione è rimasta per troppi aspetti un citato, celebrato, quanto tradito pezzo di carta. Noi dobbiamo tradurre la nostra Costituzione, dobbiamo renderla viva, ti prego, viva la nostra Costituzione. E a Torino, io ho conosciuto anni fa, non c'è più, un grande filosofo, un antifascista vero, Norberto Bobbio. Ma attenzione, ci ha regalato questo pensiero che io umilmente, con tutti i miei limiti che sono tanti, ve lo porto, il pensiero di Bobbio, che ci unisce al sacrificio. Ed è stato un momento di intensa preghiera, anche di profonda commozione, essere tutti insieme, ognuno con la sua storia, i suoi percorsi, in chiesa, in cattedrale, con il nostro vescovo, ma tutti insieme, anche perché voi lo sapete molto bene che Dio non è cattolico, perché Dio ama tutti, Dio di tutti, e quindi tutti dovete sempre sentirvi accolti, riconosciuti, ed è bello unire le nostre forze per degli obiettivi. Per me, io ho due grandi riferimenti, il Vangelo e la Costituzione italiana. Sono dei riferimenti importanti, perché non viviamo lassù, ma ci dobbiamo misurare qua giù. E proprio diceva, il cammino della democrazia non è un cammino facile. Per questo bisogna essere continuamente vigilanti. Non rassegniamoci, non rassegnarci al peggio, ma neppure abbandonarsi a una tranquilla fiducia nelle sorti fatalmente progressive dell'umanità. La differenza, diceva lui, tra la mia generazione e quella dei nostri padri è che loro erano democratici ottimisti. Noi siamo, dobbiamo essere democratici sempre in allarme. Dobbiamo essere, noi siamo, dobbiamo essere democratici sempre in allarme. Ce lo diceva Norberto Bobbio. Allora vi saluto consegnandovi tre responsabilità. Io le ho imparate incontrando voi, incorando partigiani, andando a casa dei fratelli Cervi, delle tessere che ho dell'Ampi, di tante sedi, quando arrivo mi danno la tessera e dico, c'è già un'altra, e allora mi sembra un segno di affetto, di stima, di riconoscenza. Io ho imparato lì, e ogni giorno imparo. E senti più prepotente dentro di te il bisogno di metterti in gioco, di conoscere, di diventare sempre più consapevoli e più responsabili. Vi consegno tre responsabilità che ci affida ancora una volta anche questo 25 aprile nel segno della liberazione della Costituzione, alle cose che già così bene sia in chiesa che qui sono state dette. La prima è la memoria. Dobbiamo conoscere e far conoscere da cosa nascono quelle pagine di storia e di vita.
perché ci sono nuove generazioni, nuove volti, nuove storie. Far conoscere le lotte, l'impegno, i sacrifici che le hanno generate, la riflessione che ne ha accompagnato la scrittura di quella che è la nostra Costituzione, no, le speranze che ne hanno salutato l'approvazione. La seconda responsabilità è la conoscenza, perché la democrazia vive di coscienze inquiete. Sì, la democrazia vive di coscienze inquiete, di persone che amano la giustizia e ricercano la verità. E la terza responsabilità è l'impegno, quello che voi già vivete, ma vi prego lo scatto in più da parte di tutti necessario oggi e urgente. La Costituzione non ammette una cittadinanza formale o intermittente, di occuparci della cosa pubblica solo in alcune circostanze. La Costituzione ci chiede di essere cittadini a tempo pieno in questo senso, partecipi, attenti, informati, pronti a denunciare, ma anche a fare la nostra parte per il cambiamento. E allora sì, forza cari amici e cari amiche, ora e sempre ci sia una resistenza per la pace, resistenza per la pace. E ai tanti giovani che vedo qui voglio dire bravissimi, ai giovani bravissimi, bravissimi. Questa società, voi lo state già facendo, ma lo dico agli assenti, ha bisogno di voi, della vostra intelligenza, della vostra passione, della vostra fantasia. Vi auguro a tutti di sognare e di continuare a sognare. Ora e sempre resistenza per la pace. Ringraziamo Don Luigi, lo ringraziamo per le sue parole profonde, lo ringraziamo per il suo pensiero profondo e lo ringraziamo anche per la sua azione quotidiana resistente. Grazie Don Luigi. Ho ricevuto qualche minuto fa una bambina piccolissima che è venuta sul palco e mi ha portato questo foglio scritto con una matita. Vorrei chiudere salutando tutti voi e tutte voi leggendo, perché questa bimba ha scritto una poesia sulla libertà. Semplice, ve la leggo. La libertà è un piccolo seme che noi, cittadini del mondo, dobbiamo far germogliare per un nuovo domani. La libertà si trova dentro ognuno di noi e la dobbiamo coltivare affinché diventi un forte albero che donerà i suoi frutti a chi ne avrà realmente bisogno. Ecco, questa è la poesia di Regina. Io vorrei ringraziare. È davvero. Grazie di cuore per la vostra presenza e grazie perché insieme dobbiamo camminare verso un futuro migliore. Un grande abbraccio a tutte voi e a tutte voi. Le manifestazioni qui in Piazza Grande si concludono, proseguono in altri luoghi e punti della città e anche della provincia. Sul nostro sito trovate il programma delle manifestazioni di oggi pomeriggio a Modena e in provincia. Noi saremo in diretta dopo le 16. Tutti voi che ci avete seguito auguro una buona festività. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e per Giuseppe. E le zanzare.
sì, se mi mandi l'indirizzo. Sì, perché tu non attacchi di comunicato, io mi è tornato anche indietro perché c'era che la mail era piena. Sì. Adesso io mandalo su andrea@modenanoi.it. Lo ricordi? andrea@modenanoi.it. Va bene. Mi metti l'indirizzo dove ti devo mandare. Sì, sì, sì. Cosa ti serve? L'intervento di lampi, scoperette lampi. Scoperette lampi? Sì, almeno uno straccio lo mettiamo sul nostro sito. Il credito... Cos'è Telestudio? No, ERI. ERI a Telestudio? Adesso sono quella del lampi. È vero, sì, mi rientro in studio. Aveva riaperto l'Utabello, adesso credo che si veda solo in alcuni regiopani. Non gli hanno dato l'autorizzazione per Modena. Ha fatto ricorso, adesso se va in porto, va bene, ci sentiamo. Posso chiedervi due parole di commento alla giornata? Siamo in diretta su Modena Noi TV o Web TV e chiedo un commento su quanto è stato detto, in particolare da Don Ciotti. Parole forti. Sì, forte, deciso, e ci dà una gran forza di andare avanti. Il coraggio della pura e sempre resistenza per la pace, ma pura e sempre resistenza per portare avanti i nostri impegni, per far sì che la Costituzione sia Costituzione vivente, ognuno per la sua parte. Grazie. Ringraziamo il prefetto di Modena. C'è ancora qui Don Ciotti che ha appena parlato ai cittadini modenesi convenuti qui in Piazza Grande, ancora si sta intrattenendo. No, perché c'è. Dopo decidiamo. Allora, il no, il inizia alle 6:30. Esatto. Un attimo, siamo in diretta sulla Web TV, le chiedo solo il senso di questa giornata, un riassunto del suo discorso di oggi ai modenesi. È difficile, ho solo detto che l'Italia è un paese vissuto, noi stiamo qui per festeggiare la liberazione e la nascita della nostra Costituzione, ma è un paese che non è ancora del tutto libero. La libertà va ancora liberata nel nostro paese, perché il grado e il livello di povertà che c'è assoluto e relativa è impressionante. Migliaia, la povertà educativa, l'istruzione scolastica, no, la mancanza del lavoro per tante persone, la perdita del lavoro per tanti. Ecco, la libertà va ancora liberata nel nostro paese. Però bisogna continuare a lottare.
c'è una malattia terribile, però è la delega, che pare che tocca sempre gli altri. C'è una parte di responsabilità, di impegno, che tocca ciascuno di noi. Impegnarci ancora, dare continuità, quindi nuove resistenze per il bene comune, per il bene di tutti. Collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, se fanno le cose bene, essere una pinna al fianco se non fanno le cose che devono fare. Hai affrontato anche il tema delle mafie oggi, con parole forti. 150 anni che noi parliamo di mafie nel nostro paese. Nonostante il grande lavoro e grande impegno di magistratura, forze di polizia, lavoro di prefettura, di segmenti delle istituzioni, le mafie sono sempre e oggi sono ancora più forti. Soprattutto sono forti al nord, al centro nord del nostro paese. Ecco, hanno abbandonato i grandi boss del forme arcaiche, sono diventati dei manager, no? Fanno delle operazioni, oggi il denaro viene investito nei fondi, nell'immobiliare, nelle compravendite di alto livello, nell'alta finanza. Abbiamo un'immagine ancora un po' datata delle mafie. Le mafie si sono loro rigenerate, loro trasformate, hanno letto i profondi cambiamenti. E non dimentichiamoci che non basta l'arresto di una persona, come sembra la grande enfasi che si è fatto con questo denaro Messina. La mafia è un sistema. E nonostante il grande lavoro che viene fatto anche le bandosse, con molti arresti, molte operazioni che sono realizzate, bisogna non dimenticarci che l'ultima mafia è sempre la penultima, perché nel codice genetico dei mafiosi c'è un imperativo che è sempre di rigenerarsi, di attendere, di rimettersi in gioco. Grazie, grazie Don. Bene, noi chiudiamo la diretta su Modena Noi TV, qui da Piazza Grande, con le parole del Don. E potrete rivedere questo servizio montato tutto assieme. Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, qualche interruzione sui collegamenti, comunque cercheremo di montarlo e poi di riproporvelo in registrato, e lo potrete rivedere sul nostro sito, sulla nostra web TV, sulla pagina Facebook e ovviamente anche su YouTube. Grazie a tutti, buon pranzo e ci risentiamo nel pomeriggio con altre dirette. Buona giornata, buona festività a tutti. Ora qualcuno prova nostalgia. Un'indurazione quindi innanzitutto antifascista, che chiudeva 20 anni di dittatura, di violenze, di persecuzioni, di ingiustizia sociale. La retorica del regime era piena di parole come patria, nazione, scagliate contro i nemici interni ed esterni a giustificare repressione, guerre come le guerre coloniali, che la Presidente del Consiglio recentemente non ha voluto ricordare nel suo viaggio in Etiopia e in Somalia. E invece avrebbe fatto bene, perché la memoria va condivisa, anche quella va condivisa. No, Mussolini... Sì, noi abbiamo risposto alle polemiche con queste manifestazioni splendide, con un programma di iniziative e di attività straordinario, con migliaia di persone che hanno partecipato in questi giorni e ancora nei prossimi giorni a feste, momenti di approfondimento, conferenze, spettacoli, musica, una grande festa di popolo che la chiude lì con tutte le polemiche, con tutti i distinguo. Questa è una grande festa di unità contro quelli che considerano invece il 25 aprile divisivo. No, è un 25 aprile di grande unità. Lo scorso anno l'ANPI aveva lanciato un messaggio contro l'invio delle armi, quest'anno sarà lo stesso? Quest'anno noi abbiamo già chiarito anche l'anno scorso che il tema non è l'invio o il non invio delle armi, il tema fondamentale è costruire un concreto percorso di pace con una controffensiva diplomatica che l'Europa deve fare propria. Parco Carranuzza a Castelfranco Emilia, dove oggi sono in programma una serie di manifestazioni per celebrare il 25 aprile. E continuiamo con un'altra storia, la storia di Renato Pizzarri.
sindacalista ucciso dai fascisti a Persiceto. Lavoratori, ascoltate in silenzio, un altro uomo ha dato la vita per fare l'Italia unita nella pace e nella libertà. L'assassino ci ha anche arrestato, ma rilasciato immediatamente, scarcerato da quella gente senza cuore né umanità. Sono le storie di Belfast, storie di resistenza, storie di emigrazione, scritte dal nostro maestro Foschini per tutti i poeti ribelli del mondo irlandese. Eri a Belfast da 20 anni e non sapevi nemmeno come mai nel tuo cielo non vedevi le stelle di Irlanda, l'Irlanda dei poeti che 20 anni come te erano andati in Inghilterra a raccontare le speranze e le miserie di una terra che avevano nel cuore. Giocavi a fare duro per le strade, una bandiera tatuata sulla spalla ti diceva che tuo padre era morto per qualcosa di più grande di un pugno di speranze perdute seppellite sotto terra. Ti raccontava che voleva cambiare la storia, lo faceva per te. Sulla sabbia aveva preso il cucine ed era andato tra la folla. Era stanco di una vita immaginaria dove non si vede il sole, non si vede la speranza di un mondo senza guerra, ma solamente una battaglia senza fine per un po' di felicità. Con la sua chitarra in mano, una casa dove il cielo arriva
Francesco Canzano. Tutti i giorni poliziotti ti picchiava sulla fronte. Come tante hai deciso che domani non faceva più paura, serrato sulla spiaggia dove era tuo padre, e ha ripreso la chitarra che giaceva abbandonata da 20 anni sulla sabbia. E sei andato per il mondo a cantare l'Irlanda che portavi con te. Scompariva, non sapevi se pensare, se piangere o sognare, chissà se avresti mai rivisto il cielo e quella riva, lontano all'orizzonte, c'era il futuro, c'era il mare. Tanta gente come te che aveva perso la strada da seguire e ci tenevano a sapere come mai un poeta deve andare in Inghilterra a parlare della vita che ha lasciato là in campagna. Tu gli hai risposto che ogni tanto ai poeti capitava di arrivare sulla spiaggia. La chitarra che tua spalla spara più forte di un cannone.
se non ci dicono basta, noi andiamo avanti domattina, ancora arrivando. Possiamo andare avanti? Non era previsto tutto questo. Tutto questo non era previsto, ma noi ci adattiamo. Bene, dai, visto che non era previsto, facciamo un pezzo nazionale popolare. Facciamo un po'. Facciamo, tocchiamo sul cuore qua, la provincia. If you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind say yes or no. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Could get less of a letter flow, cause I don't care at all. Sink or swim, knock me out, don't let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't care if the government falls, implements more fuel tiny laws. I don't care if the nation's stalled, cause I don't care at all. I don't feel the devil freeze, I don't feel the hotter breeze. Sinking to some down the seas, cause I don't care at all. Sabiglia neva e dal pepa so canceva e la perba di ragastas a vincere un cast a vinceva di governant a vinceva dai cantanti Matteo Renzi e Berlusco vinceva Stivaro a vinceva sta morte e pan sta muretto sta un can a vinceva d'un rosso a vinceva un cast a noi. Benissimo, stiamo digerendo mentre suoniamo e cantiamo. Sentiamo che non fa la vostra digestione del vostro coro. Avete mangiato delle sottilette? Allora cantate, non si sente. Amicello, dalle belle della terra portate loro.
Grand Bacher ci avete fatto ballare e siete quasi riusciti a portare via il nuvolone grigio. Speriamo, ci vediamo dopo. Ci siamo scatenati, abbiamo iniziato a riscaldare l'atmosfera e adesso voglio interrompere subito questa armonia, perché la prossima ospite su questo palco è una voce nuova del giornalismo italiano, è una classe 1995, abbiamo imparato ad ascoltarla con il suo podcast, prima Polvere sull'omicidio Marta Russo e poi Stories per Cora Media, che appunto in cui tratta milioni di notizie, ma abbiamo imparato a sentirla e a vederla specialmente dal fronte. La persona che sta per salire su questo palco è infatti una giornalista dai territori di guerra che con la sua voce, sempre appassionata ma senza mai scendere nella pornografia del dolore, ha riscritto un po' il giornalismo di questo tipo. E è un onore per me rincontrare e accogliere sul palco Cecilia Sala. Grazie, ti lascio in ottima compagnia, benvenuta Cecilia. Grazie. Ciao, buona, cerco di non buttare giù niente, metto qui, anzi metto lì. Buon 25 aprile a tutte e a tutti. Quando mi hanno proposto di venire qui, di parlare in una giornata importante come questa, ho pensato che potesse essere l'occasione per fare un ragionamento. Io mi occupo anche, per fortuna, non solo di tragedie, di aree di crisi, ma di liberazioni. In questi ultimi anni, in particolare dalla presa di Kabul da parte dei talebani il 15 agosto del 2021, le evacuazioni spaventose e dolorose dall'aeroporto internazionale di Kabul, l'Iran, fino all'invasione dell'Ucraina più ormai un anno e due mesi fa, in tutte queste aree di crisi, durante tutte queste tragedie, non c'era un posto di questi in cui sia stata in cui non si parlasse sul serio di una liberazione, di liberazioni tradite, di liberazioni in corso, culturali, politiche, armate, di liberazioni fragili o potenti, definitive oppure in pericolo. Il ragionamento è questo: noi ci siamo abituati dopo un po' di tempo a limitarci a contare i missili che cadono, il numero di palazzine distrutte, il numero di manifestanti iraniani arrestati in un determinato giorno. Dopo più di un anno di una rappresentazione dell'Ucraina, per esempio, sulle prime pagine dei giornali con titoli come pioggia di missili e immagini che sono sempre le immagini delle fiamme o della distruzione, ci siamo anche un po' abituati, diciamo, alla tragedia e al dolore, e abbiamo anche acquisito una rappresentazione falsata. In questo momento nell'80% dell'Ucraina, per fortuna, si è tornati a una difficile quasi normalità grazie alla lotta di alcuni, di pochi, di una lotta che c'è stata e che c'è per difendere e proteggere tutti gli altri. In Iran abbiamo anche abbandonato il racconto della protesta che non è finita, ma che si è trasformata. Io penso che raccontare solo la dimensione tragica, per quanto possa sembrare paradossale, sia quasi rassicurante, nel senso perché a un certo punto ci fa pensare che tutto quello che avviene in questi paesi sia una causa persa, e questa cosa ci permette un disimpegno, ci permette di smettere di essere utili, almeno noi comuni cittadini, che l'aiuto che possiamo dare è innanzitutto prestare la nostra attenzione a quello che succede in questi luoghi. Ci distrae anche da quello che è la vera questione: perché gli ucraini combattono, perché gli iraniani e le iraniane e gli iraniani, le afghane
protestano, e nel caso degli afghani, che probabilmente è quello più difficile di quelli che ho citato, scappano e arrivano qui e ci sembrano degli sconosciuti, mentre eravamo tutti atterriti, no? Guardando le immagini solo un anno e mezzo fa, solo il 15 agosto delle evacuazioni dall'aeroporto internazionale di Kabul. Dobbiamo guardare dentro alla violenza per trovare le storie contemporanee di liberazioni anche molto vicine a noi, che non sono state e non sono nel presente quasi mai indolori. Io vi racconto tre storie perché penso che le storie funzionino di più dei discorsi teorici. Quando sono arrivata in Ucraina a gennaio del 2022, l'invasione ci sarebbe stata tre settimane dopo, alcuni di noi se l'aspettavano, molti non se l'aspettavano, comunque c'era inquietudine, si temeva questa ipotesi. Incontro una ragazza, che tra l'altro è la ragazza che mi porta a ballare in discoteca per la prima volta per me dopo 2 anni di pandemia. Si chiama Caterina, ha 28 anni, mi porta in questo locale, lei staccava tardi dal lavoro, non poteva esserci prima per un'intervista, ma non voleva neanche rinunciare alla sua serata libera. Caterina ha 28 anni, io le dico, ma qui tutti dicono che ci sarà un'invasione, addirittura l'intelligence americana fissa la data, il 16 febbraio. Cosa ne pensi? E lei mi ha dato una risposta che mi ha lasciato con gli occhi sbarrati e quasi in difficoltà nel farle la seconda domanda, e mi ha detto: io spero che succeda, perché non posso continuare a vivere, sappiamo tutti noi qui che non abbiamo altre priorità, che non ci distraiamo rispetto a questa minaccia, sappiamo tutti che succederà, lo sappiamo da anni che prima o poi succederà. Io non voglio continuare a vivere nella paura, non voglio rimandare una violenza che comunque sappiamo qualcuno aver deciso di imporci, e non voglio che sia un'altra generazione, non sono così vile da dire che dovrà essere un'altra generazione dopo la mia a prendersi questa responsabilità. Caterina faceva la modella fino a un anno e 2 mesi fa, ha vissuto in Europa, è una donna, è una ragazza, quindi avrebbe potuto varcare i confini e vivere in Italia, in Germania, in Francia o in Spagna, in questo momento in cui invece ha cambiato lavoro ed è al fronte in Ucraina. E lei mi ha detto, vedi, forse voi avete una concezione un po' come se fosse un gioco militare sulla Seconda Guerra Mondiale, di quello che succede da queste parti, i pezzi di territorio, le strategie degli eserciti. Per noi vivere sotto Putin o vivere secondo le nostre regole è una questione molto concreta di vita quotidiana per tutti. Abbiamo già fatto una rivoluzione contro Putin nel 2014, non sono in tanti a poterlo dire nel mondo, di aver fatto una rivoluzione di successo nel 2014 contro Putin, una rivoluzione in Europa, forse l'ultima rivoluzione in Europa, in un momento in cui noi eravamo un po' distratti, era un momento in cui l'Unione Europea non andava di moda, era un momento in cui nei sondaggi crescevano rapidamente i partiti che detestavano Bruxelles, ma in quel momento in Ucraina nel 2014 sventolavano più bandiere europee che in qualsiasi città che faccia effettivamente parte dell'Unione Europea. Per noi è una questione molto concreta, perché è diversa la vita, è diverso quello che puoi fare, le libertà che hai o che non hai se vivi in un regime dispotico che in ultima istanza risponde alle leggi di Vladimir Putin oppure no. Quando sono stata a Kherson, che è l'ultima città che è stata liberata, e anche lì c'è stato un racconto della liberazione di una città come se fosse una questione di, dice, si è spezzato in parte il corridoio a cui Putin tiene, che collega la Crimea al Donbass. La cosa principale in un'occupazione di un territorio, nella liberazione di un territorio, non è il territorio, ma ci sono le persone che ci vivono su quel territorio. È il fatto che delle famiglie che erano state separate da una linea del fronte pochi mesi prima, con madri che non vedevano più i figli,
con mariti che non vedevano più le mogli, fidanzati e fidanzate, si sono potuti rivedere, riparlare, risentire al telefono perché è stata ristabilita la connessione dopo mesi. E lì ho conosciuto un ragazzo che mi ha detto: io ho capito, mi sono spaventato più degli altri dell'ipotesi dell'invasione e ho iniziato a imparare delle tecniche di guerriglia perché io sono il capo di un'associazione LGBTQ+, di Kherson, si chiama INSCI, è una delle più importanti associazioni ucraine di questo tipo. E lui diceva: per me, se io vivo sotto l'occupazione dei russi, la mia vita sarà sicuramente un inferno. Sapete che Kirill, che è il patriarca di Mosca, che è quello che sta dando la copertura morale in Russia all'operazione speciale militare di Putin, all'inizio di questa guerra ha detto che questa era una guerra contro l'Occidente ed era una guerra contro la lobby gay, l'invasione dell'Ucraina. Queste cose i gay, le lesbiche, i queer, trans ucraini le sanno e le conoscono benissimo da anni. Quindi questo ragazzo si organizza per capire come può organizzare delle attività partigiane nel caso in cui Kherson, che è particolarmente vicina al confine con la Russia, in realtà con la Crimea, fosse finita sotto occupazione, cosa che realmente succede. Non so se vi è capitato, accade pochi mesi dopo, non so se vi è capitato di leggere dei partigiani di Kherson durante il primo anno di guerra, ma lui era uno, lui e tutta l'associazione INSCI erano tra gli attori principali di questa resistenza, che nel loro caso è stata una resistenza armata contro gli invasori e contro gli occupanti. Una storia che quest'anno una ragazza con cui ho parlato, una storia che ho raccolto e che mi ha colpito moltissimo, è la storia di una ragazza che si chiama Zarifa Ghafari, che è stata la prima, la più giovane sindaca donna afghana, che mi ha detto: l'Afghanistan per una donna che voleva fare politica, lei è la figlia di una donna che ha studiato e la nipote di una donna che faceva l'operaia, stiamo parlando degli ultimi 100 anni di Afghanistan, non è affatto vero come a volte ce lo immaginiamo, che l'Afghanistan sia sempre stato un luogo così inospitale, per usare un eufemismo, per le donne. È sempre stato difficile, diceva Zarifa, è sempre stato molto difficile. Io andavo a lavoro nel municipio dove ero sindaca ogni giorno con il mio autista, che era anche la mia scorta, a 200 all'ora sulla strada, perché dovevo passare su una strada controllata anche prima del ritorno dei talebani, con il piede sull'acceleratore, una mano sul volante e l'altra mano sulla pistola appoggiata alla coscia. Era molto difficile, ma era possibile, cosa che oggi non è. Oggi nessuna ragazza afghana può sognare di fare la sindaca. Zarifa è una ragazza che ha fatto politica per tutta la vita, che ha organizzato cortei. Uno dei suoi slogan era: gli uomini hanno governato per gli ultimi 50 anni e non mi sembra che abbia funzionato. E il secondo slogan era: educare una classe di ragazze afghane salva 10 generazioni di afghani, maschi e femmine, perché il fatto che tutte le ragazze che avevano già dato tutti gli esami di medicina in Afghanistan in questo momento non si possono laureare per le nuove leggi dei talebani e quindi non ci siano nuove dottoresse, nuove infermiere nel sistema sanitario afghano, ha fatto sì che la metà degli ospedali abbiano chiuso, e quella metà degli ospedali che chiudono non curano più né gli uomini né le donne né i talebani né le ragazze che studiavano. E Zarifa mi ha detto: hanno provato ad uccidermi 4 volte, non ci sono riusciti, quindi hanno ucciso mio padre, perché la colpa di mio padre era quella di aver osato crescere una femmina libera in Afghanistan. L'altro giorno ho parlato con un'altra ragazza che si chiama Foruzan, che ha 23 anni, studia elettronica all'Università Sharif di Teheran, che è un politecnico
importantissimo, è considerato l'MIT di Boston del Medio Oriente, è una, si studiano facoltà scientifiche, tecniche ovviamente, ma soprattutto oltre ad essere un posto diciamo di un'eccellenza dal punto di vista dell'istruzione, ha un primato mondiale, cioè è un politecnico dove nelle materie STEM, elettronica, ingegneria aerospaziale, in tutte le materie scientifiche e tecnologiche, a differenza di quello che succede in Italia o in Occidente, il 70% delle laureate sono ragazze. In Italia il 78% dei laureati nelle materie STEM sono uomini e solo il 22% sono ragazze. E lei mi diceva, ma perché non parlate un po', ovviamente parlavamo in inglese, lei parla inglese, guarda se la stampa internazionale si occupa ogni tanto ancora delle proteste che ci sono state in Iran, che sono iniziate dopo la morte di Mahsa Amini, di una ragazza curda di 22 anni che è stata fermata dalla polizia religiosa mentre era in vacanza con i suoi genitori e con suo fratello nella capitale a Teheran, era in una stazione della metro, aveva il velo messo male, l'hanno fermata, poi mentre era in custodia della polizia si è sentita male, questa è la versione ufficiale, è stata portata in ospedale e è morta tre giorni dopo. La polizia religiosa ha detto noi non l'abbiamo toccata, ha avuto un infarto, la famiglia ha detto non è vero, stava benissimo, era sanissima, non ha mai avuto problemi cardiaci, anzi se pensate davvero che sia stato un infarto, perché non ci fate vedere i risultati dell'autopsia che non sono mai stati consegnati alla famiglia? E non vengono consegnati questi certificati, lei viene seppellita di nascosto perché le autorità lo impongono, perché capiscono che tutte le ragazze molto emancipate diranno che quel 70% di laureate in materia STEM all'Università Sharif capiscono che quel funerale sarebbe stato una scintilla per un incendio che poi c'è stato comunque per la Repubblica Islamica. Foruzan mi diceva che è una studentessa di questa università, che è una che ha fatto parte della protesta dal primo giorno, che quando è morta Mahsa Amini ha cominciato a scrivere il suo nome, ancora non era un nome famoso, nessuno di noi lo conosceva, nei vagoni delle metro, delle stazioni o nei bagni delle università e dei ristoranti di Teheran. Da lì in quattro giorni monterà una protesta che ha sfidato la Repubblica Islamica come nessuna fino aveva fatto negli ultimi più di 40 anni, cioè da quando esiste, dal 79. Foruzan mi diceva è vero che sono riusciti un po' a spaventarci gli ayatollah, dopo le impiccagioni di giovani manifestanti i cortei sono diminuiti, però le iraniane hanno trovato un altro modo di continuare a farsi sentire. E in questo momento in Iran ci sono tre challenge che molti di voi sapranno insomma cosa sono, ma sono quei gesti ripetuti da varie persone che si filmano, si fotografano mentre compiono una stessa azione e li postano online con uno stesso hashtag. Le ragazze iraniane, in questo momento in Iran ci sono tre challenge. La prima è mariti, fratelli o fidanzati, ci si fotografa di spalle insieme con il marito, il fratello o il fidanzato che mette il braccio intorno alla vita di una ragazza senza velo. La seconda è andare nei tornelli della metropolitana dove è stata presa e poi prima di morire Mahsa Amini, arrivare al tornello dove ci sono le guardie con il velo, passare il tornello, togliersi il velo guardando in faccia il guardiano della metropolitana e salire sul vagone con i capelli sciolti, con i capelli al vento. La terza è la più pericolosa ed è farsi un selfie o farsi fotografare senza velo davanti alla polizia per strada, a Teheran, a Mashhad, a Qom. La cosa strana, nuova di questa protesta è che è stata una protesta dove non c'è stato un corteo con più di 1 milione di persone, un corteo gigantesco a Teheran come era stato nel 2009, le proteste contro i brogli elettorali, ma queste proteste sono state ovunque, nelle città molto religiose come in quelle
diciamo più liberali come il nord della capitale, nei piccoli centri e nei grandi centri, nella capitale come nei territori delle minoranze e innanzitutto il Kurdistan da dove veniva Mahsa Amini. Questa protesta è stata una protesta che è arrivata nelle scuole medie e ha riempito anche, diciamo, i social network che noi possiamo raggiungere, anche Twitter e non solo quelli utilizzati in particolare in Iran e nazionali, di ragazzine di 12, 13, 11 anni che lanciando le bottigliette di plastica contro il professore, anzi l'insegnante, il maestro che le rimproverava in classe di essere senza velo, riuscivano a metterlo in fuga. Ecco, ho provato spero di non aver preso più tempo di quello che avevo a disposizione, ma in 20 minuti a fare un ritratto di alcune liberazioni di cui non dovremmo dimenticarci, che sono delle liberazioni, alcune armate, altre di resistenza civile, disarmata e pacifica, di alcune storie di una violenza contemporanea, alcune vicinissime a noi, penso tra questi tre esempi in particolare all'Ucraina, che volevamo ricordare in una giornata che ricorda la nostra di liberazione riuscita. Grazie. Cioè, Giulia Sara, non scappare, non resto qua. Dicevamo che non c'è, nonostante c'è un orologio, potrei aver parlato per 3 minuti o 4. Io ho ascoltato per altre 7 ore, lo sai. La prossima volta parlo 7 ore. L'ultima volta che ci siamo incontrate, ti ho fatto un po' di domande, e ce n'è una che ti ho fatto relativa al concetto di resistenza. Quando si parla di resistenza, noi pensiamo sempre alla resistenza, a quella che poi leggiamo sui libri di storia, quella che è avvenuta anche sulla linea gotica, che da Firenze fino a qua arrivava, e dove i nostri partigiani e partigiane hanno combattuto. Ma resistenza vuol dire anche resistere nel quotidiano. Mi hai raccontato una volta una storia di una ragazza ucraina con la sua piastra per capelli. Sì, perché appunto forse la cosa più incredibile, nel senso che quando arrivi a Bakhmut, quando arrivi in Donbass, nelle trincee, la guerra purtroppo, a prescindere dalle ragioni che la muovono, che muovono una resistenza armata, poi nelle trincee si assomiglia sempre ed è sempre orrenda. Ma quello che a me ha colpito di più dell'Ucraina di quest'ultimo anno è la resistenza del morale degli ucraini in giro per il paese, quelli lontani fortunatamente per loro dalla linea del fronte. È la grinta, ma anche l'ironia e il coraggio, il tenere alto l'umore anche nel momento più drammatico della loro storia recente. E quella è una storia minuscola in realtà rispetto a quello che stava succedendo tutto intorno a noi, ma che mi aveva straziata proprio per la sua delicatezza. Ero arrivata a Cherniv, era una cittadina di 300.000 abitanti, neanche tanto piccola, nel nord dell'Ucraina, che è stata accerchiata e bombardata dall'alto all'inizio della guerra, quando i russi ancora puntavano a prendere la capitale Kiev. E questa cittadina viene accerchiata, bombardata, ci sono le bombe anche sulla coda per il pane, quella ovviamente non c'erano punti di accesso per i rifornimenti, quindi veniva razionato il cibo, non c'era l'acqua corrente, quindi non ci si poteva lavare, non c'era il gas, non ci si poteva scaldare, era un inverno ucraino, facevano meno 8 gradi nei giorni in cui c'ero io ed erano i giorni più caldi di quel periodo. Si viveva tutti sottoterra e si dormiva tutti sottoterra, l'acqua appunto era razionata, quindi non ti potevi lavare i capelli, al massimo ne usavi un po' per lavarti i denti, comunque non più di una volta al giorno. E incontro questa bellissima ragazza che si chiama Ola in questi sotterranei pieni di gente, i sotterranei degli ospedali, che erano quelli più sicuri e dove si erano rifugiati anche non solo i pazienti ovviamente, ma tutti i cittadini. E questa ragazza mi incontra, io le dico vorrei parlare con te, e lei mi dice sì, ma prima voglio parlare, voglio raccontare cosa è successo qui.
ma prima voglio tornare ad assomigliarmi, voglio tornare io. E questa ragazza, dopo settimane passate in quella condizione, che dice: adesso che non piovono più le bombe, io vado a casa, prendo la borsa, prendo la piastra per i capelli, mi rimetto in sé, torno io, torno ad assomigliarmi, e solo allora sono a mio agio nel parlare con una sconosciuta. E, insomma, ne avevamo parlato e mi aveva molto molto colpito. Che dire, un applauso a Cecilia Sala, complimenti, continua a fare il tuo lavoro, così come stai facendo, che è una voce importantissima. Grazie mille. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Grazie Cecilia, grazie. Sala. Io sono sempre molto contenta quando parlo con Cecilia, perché è davvero una grande professionista che ci mette così tanto cuore, così tanta bravura, che ultimamente sono rare, soprattutto nel giornalismo italiano. Ma torniamo alla festa. Visto che prima aveva funzionato, io richiamerei sul palco i Drunk Butchers, che avevano tirato fuori un po' di sole, quindi io vorrei provare a vedere se richiamandoli ci fanno tornare un po' di calore. Alla spicciolata. Abbiamo perso un bassista, sta arrivando, sta correndo. E siamo sempre molto professionali. È vero. È che c'era la fila a prendere la birra, no? Era in fila in bagno il fratello. Sì, sarebbe arrivato domani. Asero Rosso. Presto nell'aria risuonerà, dalla sua forza ora sei scosso, niente nessuno ti fermerà. La libertà senza più confini, sulle sue foglie ritroverai, fra le tue piedi e i bambini, salva su ora e non ci sarai. E allora 1, 2, 3, questa volta tocca a te. Ballami un po' sulla tarata dell'acero rosso. Ancora 1, 2, 3, questa volta tocca a te. Ballami un po' sulla tarata dell'acero rosso. Radici ora più forti, se nel mio dentro lo poveranno, questi pensieri, fili contorti dell'esistenza, se me ne affanno. Dalla sua onda forte e sicuro, raggio di sole sta ora filtrando, un suo compagno senza paura, col tuo ricordo stiamo ballando. E allora 1, 2, 3, questa volta tocca a te. Ballami un po' sulla tarata dell'acero rosso. E ora 1, 2, 3, questa volta tocca a te. Ballami un po' sulla tarata dell'acero rosso. Alla pizza al maestro Fabio Francesco. È un mandolino del maestro Sky.
se ancora un, due, tre, questa volta tocca a te. Balla più non posso, la tarata del bacio non so. Grazie! E saluto a tutti, eh? C'è l'angolo del punk che piace tanto ai giovani. 77 anche fino a 79 dai, poi va. His eyes they closed and in last gray spoke, we sing along to be seen. A life once full, now an empty maze, with a lost house on a solid grave. Walk away, walk away, me boys, and my mother went the fray. When the golden tear for your mother dear was just left on the flag for me. Then the rosary beads got you 1, 2, 3 feet apart as I hit the bar. In the garb of black, we must pay respect to the color we burn tomorrow. Walk away. Siamo forti per scacciare
piazza Giovine sta in cuore, simbolo di vittoria. Andiamo sempre forte e siamo pieni di gloria. La stella rossa in fronte, la libertà vogliamo. Ai popoli oppressi la libertà riporteremo. Quell'alto, quando passa, gloriata al Garibaldi, la più grande, la più forte che ci sia. Quell'alto, quando passa, il nemico bucciato, siamo forti per scacciare l'invasore. Sebbene che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle buone lingue, abbiamo delle buone lingue. Sebbene che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle buone lingue, e in Lega ci mettiamo. Oppure Dio levrà e la Lega crescerà, e gli altri lavoratori, e gli altri lavoratori. Oppure Dio levrà e la Lega crescerà, e gli altri lavoratori. Vogliamo la libertà, la libertà non viene perché non c'è il leone. Crudini col padrone, crudini col padrone. La libertà non viene perché non c'è il leone. Crudini col padrone, sono tutti da ammazzar. Oh, io viola e la Lega crescerà, per gli altri lavoratori, per gli altri lavoratori. Oh, io viola e la Lega crescerà, per gli altri lavoratori. Vogliamo la libertà. La brigata Garibaldi, la più grande, la più forte che ci sia. Fate l'alto, quando passa, il nemico fuggendo. Siamo fatti, siamo forti per scacciare l'invasore. Grazie. Adesso facciamo una canzone che unisce un po' idealmente tutti i palchi del 25 aprile, scritta dai nostri idoli, fratelloni Severini, con i quali abbiamo avuto il piacere di collaborare tante volte, ci siamo sempre divertiti molto e hanno scritto questo capolavoro. C'era tempo per la paura, nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone li canterò. Insieme al vino, e vanno via i pensieri assieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passatempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra, all'uomo nero
solo per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano uno sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette fratelli, a chi li do? Ci disse la pianura, questi miei figli li scorderò. Sette uomini, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Pianura, da Valle Re ai Campi Rossi, non ci passammo un giorno, in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi. Adesso dobbiamo anche fare un po' gli ignoranti, se no ci hanno chiamato anche per quello. Sarà colpa del liquido che scorre all'impazzata, e allora per questa amica che ci tiene compagnia, stasera cara gente bevete alla mia. Del canto le sue lodi le del canto per mezz'ora, e dopo il primo sorso del canto le bevo ancora. Per rendervi partecipi di questo ballo mio, sapete un po' che faccio, stasera offro io questo del vino rosso, è per cogliere l'essenza dell'amicizia più profonda e della vera partenza di quel sogno mai finito e di un domani alla riscossa. L'ideale più sentito è la brusco rasparosa. Dal parco alla taverna è forte ormai la lotta, chi comanda e chi governa. Basta col petrolio e guerra, più non posso, posti a finire pieni di vino rosso. Il nostro messaggio etico di pace ritorna a Castelfranco per la 50ª volta. Insieme al divento cultro di vostro.
vostri cannoni, sparatevi in bocca, ubriacatevi e soprattutto grazie ai nostri meravigliosi comici! Sparate in bocca a Paolino! Questo davvero sono è per cogliere l'essenza dell'amicizia più profonda della vera appartenenza, di quel sogno mai finito di un domani alla riscossa, il reale più sentito è la bruscona sparoccia. Questo era un omaggio ad Argel che arriverà dopo. Noi vi salutiamo con questo pezzo e poi vi auguriamo buon proseguimento di concerto. Grazie, grazie, grazie di cuore. All'industria di Aldo han fatto uno sciopero coi quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia coi quattro straccioni ha gridato più forte, di sangue ha sporcato i cortili e le porte, e chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dei capi e dalle officine, prendete la faccia e portate il martello, c'è te che si parte di cade con quello, c'è te che si parte e posate il sistema, poi gente per bene che pace giocate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è presto vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finire sotto terra, ma se questo è presto vogliamo pagato, nessuno mi ha fatto per essere sfruttato. Thank you.
sapesse, contessa, che cosa mi ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella centaglia rinchiusa là dentro di libero amore facea professione. Del resto mia cara, di quei si stupisce, anche l'operaio vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente ne può venire fuori, non c'è più morale, contessa. Se c'è chi lo ferma non stai a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo ferma sputate gli addosso, la bandiera rossa ha gettato il composto. Quei gente va bene, che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi qui sotto terra. Ma se questo è prezzo l'abbiamo pagato, nessuno dietro di voi. Io ve lo dico, è uscito il sole, eh? C'avete la curva sud qua, eh? C'avete la curva sud qua dietro. Che volete fare, un'altra? So cavoli vostri, un'altra. Troppo giovani, ma ai vostri figli piacerà. Finiamo in bellezza. Finiamo in bello. Perché volete il bis? Questo è il fiore,
parrucche, a tutta l'amministrazione, ai codici e a tutti quanti di voi. Lo spettacolo continua! E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore. Grand Bachers, che avete riportato il sole, io ve lo dico, ve lo dico, avete riportato il sole, questa cosa è inquietante, quindi se si riannuvola, attenzione, vi richiamo. Avete anche riscaldato l'atmosfera. Un altro applauso per i Grand Bachers, sono bravissimi, siete bravissimi. E prenderemo insieme con una birretta più tardi. Mentre alle mie spalle fanno un cambio palco e mentre ci godiamo questi sprazzi di sole, io ne approfitto per introdurre l'artista che salirà tra poco qua sopra. Quando intendo artista intendo proprio a 360 gradi, perché la parola poliedrico probabilmente è stata coniata per lui. Sceneggiatore, drammaturgo, scrittore, autore. I suoi spettacoli, tra cui vi ricordo Cicoria e In fondo al mondo Pasolini, sono diventati incredibilmente e sempre più famosi. Cioè, tra i suoi libri ricordo Lotta di classe, regalatelo, leggetelo, è bellissimo. Per me è un grande onore e con un po' di emozione accolgo sul palco Ascanio Celestini. Hai trovato la via. Sì. Ascanio, benvenuto. Ben trovati, di casa. Mentre alle nostre spalle finiscono di fare un cambio palco, io ne approfitto per farti un paio di domande. Stiamo parlando di liberazione e resistenza. E io quindi ti chiedo subito, da artista, da intellettuale, che sembra una parolaccia ma in realtà non lo è. Il ruolo della cultura, intesa a 360 gradi, nel resistere, nel portare avanti e proporre, riproporre la memoria, qual è? Ma prima cosa, beh, intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Buon 25 aprile, ma insomma, non per stampare un applauso. Ma qual è il ruolo, la cultura? Ma che cos'è poi la cultura? La cultura è quello che noi siamo, cioè quello che mangiamo ogni giorno, quello che cucinava mia madre e mia nonna, quello che non cucinava mio padre e mio nonno. La cultura è quello che abbiamo sentito lungo le strade, sotto casa nostra, dentro il nostro condominio. Questa è la cultura. E poi negli ultimi 20-30 anni c'è qualcuno che si è inventato anche l'identità. E spesso sentiamo anche questo ossimoro che è cultura identitaria. La cultura non è identitaria, perché l'identità è quella cosa che crea un confine tra noi e quegli altri. La cultura invece è un ponte, è una strada, insomma, che ci porta da qualche altra parte. Per cui semplicemente, come dire, pensavamo di aver capito nel secolo scorso che la cultura fosse quello che ci aveva detto Gramsci, cioè nel senso una roba che era rovesciata completamente nelle classi subalterne. E oggi qualcuno invece s'ostina a dirci che la cultura è un'altra cosa, appunto, è quella roba fatta di confini, di tu sei più chiaro, io sono più scuro. Tu sei più ricco, io sono più povero, tu sei più giovane, io sono più vecchio, e questi confini non fanno proprio parte di quello che avevamo imparato negli ultimi secoli, proprio neanche decenni, ma proprio secoli. E questo grande spauracchio della censura,
perché si parla sempre di più di cesura negli ultimi mesi. E pensi che sia un fantasma molto più vivo di quello che si ci fanno credere, o davvero saremo ancora capaci di proporre una cultura, un pensiero libero? Ma guarda, la censura peggiore è l'autocensura, cioè è quando c'è qualcuno da qualche parte in un giornale, che sia un giornale di carta o un giornale che sta in rete o una televisione, una roba qualunque, che a un certo punto pensa: sta roba è un po' pericolosa, sarebbe meglio che questo qui non dicesse la roba, la cosa che sta dicendo. Questa è la censura peggiore, anche perché non se ne rende conto nessuno. Cioè, se censuri, capito, la ballerina degli anni 60 che mostra le cosce, e se ne accorgono tutti. Ma se censuri, se dici semplicemente a qualcuno, a me è capitato una volta, insomma, io ho scritto un articolo sui Notav, avevo citato Pasolini, e a un certo punto il direttore del giornale mi disse proprio: Celestini, io questa frase te la taglio. E gli ho detto: ma guarda che questa è una citazione di Pasolini, cioè, che è morto un po' di anni fa, ormai non ci querela più nessuno. E lui mi ha detto: no, non è che ti sto chiedendo se te la posso tagliare, ti sto dicendo che te la taglio, capito? Per cui è questa autocensura che in qualche maniera fa più male alla scrittura di quello che è il nostro presente, cioè per capire quello che ci sta succedendo, semplicemente questo. Io ti lascio in ottima compagnia, signore e signori, Ascanio Celestini. Allora, io dispiace di rovinare la festa, perché fino adesso, insomma, è stato tutto molto bello e divertente, però devo leggere alcune fiabe, alcune favole, anzi neanche fiabe proprio, e comincio da questa. Una mattina mi sveglio e siamo in due, non io e mia moglie, perché mia moglie sta in cucina a farsi il caffè. Non io e mio figlio, perché mio figlio sta in camera sua, si sta preparando per andare a scuola. Mi sveglio e siamo proprio in due, io e un altro perfettamente uguale a me. Stessi capelli spettinati, stessa barba, stessa vecchia maglietta per la notte, stesse mutande. Vattene via, gli dico, perché se io sono veramente io, significa che tu sei un'imitazione, magari fatta bene, ma non sono propriamente io. Allora lui, con la mia stessa voce, mi dice: vattene via tu, perché l'originale sono io. Ma no, gli dico io, questa è casa mia. No, risponde, questa è casa mia. E no, gli faccio, di là c'è mia moglie, mio figlio, e su quella sedia ci sono i miei vecchi pantaloni. Ma quelli sono i miei vecchi pantaloni, dice lui, e se li infila e se ne va di là. E io gli corro appresso, gli sfilo i pantaloni e me li metto. Ecco, gli dico, lo vedi che stanno bene a me? E lui mi dice: no, ti stanno male. E infatti stanno male tanto a me quanto a lui, perché sono i nostri vecchi pantaloni. A un certo punto mi viene in mente quello che succede nei film di fantascienza, quando gli extraterrestri prendono le sembianze degli esseri umani, sembrano identici, cloni perfetti, ma non hanno la stessa memoria. Gli dico: ti ricordi il primo giorno di scuola? E lui: no, effettivamente manco io me lo ricordo. Allora gli chiedo: ti ricordi il primo amore, il primo bacio? E lui: no, infatti manco io me lo ricordo. E allora dico: ti ricordi quando è nato tuo figlio? E lui: no, in effetti anche io ho dei vuoti di memoria e non mi ricordo mai il giorno preciso per fargli gli auguri. E il matrimonio, gli dico, te lo ricordi? E lui: perché ci siamo sposati? E infatti neanch'io mi ricordo se alla fine ci siamo sposati in chiesa oppure in comune o una cosa del genere. Ma è anche vero che i ricordi personali, cioè, si perdono, dunque cerco di affrontare questioni più generali, ma profonde, cioè roba storica, politica, fatti che sono entrati per appunto nella storia, nei libri. Dico: ti ricordi dove stavi quando hanno sequestrato Aldo Moro? E lui: no,
Infatti neanche io, perché ero troppo piccolo. E dico, la P2 te la ricordi? E lui, no, per niente. O meglio, qualcosa che ho visto sulla 7 nei giorni scorsi, ma niente di preciso. E Tangentopoli? Dico, Mani Pulite? No, nemmeno io. E il C8 di Genova? Dico, quello te lo ricordi almeno. E lui, no, di preciso mi ricordo che era stato ammazzato qualcuno, ma non mi ricordo il nome. Dico, però ti ricorderai dove stavi l'11 settembre. E lui dice, di che anno? E cioè, zero, di che anno? Io non mi ricordo quale anno era. Lui non ha ricordi, e questa sarebbe una prova del fatto che lui è il falso. Ma neanche io mi ricordo un cazzo, per cui probabilmente il falso sono io. Ma non parliamo del passato, parliamo del presente, anzi del futuro. Se dovessi uscire di casa, dove andresti? Gli chiedo. Ma io non uscirei di casa, mi dice, e infatti neanche io uscirei. Ma se dovessi uscire per forza, dico, dove andresti? Dice, metterei i miei vecchi pantaloni, uscirei dal portone, camminerei sul marciapiede, non si sa mai, non scenderei neanche, e io penso anch'io farei così. Mi terrei molto vicino al muro, non si sa mai, e anch'io infatti starei vicino al muro. Camminando nei riquadri, mi dice lui, senza calpestare le righe, è evidente, anch'io farei la stessa cosa. Arriverei al semaforo, il semaforo rosso, meno male che è rosso, poi diventa verde, devo traversare, mi tremano le gambe e sto fermo. Aspetto il prossimo turno. Infatti anch'io aspetterei. Cioè, non è che c'è fretta. Scatta il rosso, meno male, penso io, poi scatta il verde, devo traversare, mi tremano le gambe e sto fermo. Aspetto il prossimo turno, scatta il rosso, penso io, meno male, poi riscatta il verde, dovrei traversare, mi tremano le gambe e torno a casa. Dico, anch'io farei la stessa cosa. Anzi, io faccio proprio sempre sta cosa così, non traverso mai il marciapiede. Mio figlio sta uscendo, va a scuola, mi saluta, io rispondo ciao, gli dico, e anche il sosia dice ciao all'unisono con me, una sola voce. E poi mia moglie mi chiama, è tardi, io esco, e io penso, e chi se ne frega? E non rispondo, neanche il sosia risponde, anche lui se ne frega, stiamo zitti all'unisono, siamo uguali. Sport? Chiedo. E lui dice, ma un po' in televisione, ma da un po' di tempo non mi interessa neanche più, dico, anche a me. Amici? Ma qualcuno al bar, ma nessuno di importante, dico anch'io. Famiglia? Ma solo per le feste, Pasqua, Natale, dico anch'io. Politica? Niente, dico politica niente. E letture? No, letture, figuriamoci, niente. Cinema, teatro, musica, arte? Dico niente, assolutamente niente. Passioni in generale? Niente, anch'io, niente. Niente lui e niente io. Insomma, in sintesi, una mattina mi sveglio e siamo in due, non io e mia moglie, perché mia moglie sta ormai già al lavoro, non io e mio figlio, perché mio figlio è andato a scuola. Mi sveglio e siamo in due, io e un altro io perfettamente identico a me, stessi capelli spettinati, stessa barba, stessa vecchia maglietta per la notte, stesse mutande. In due non riusciamo ad essere una persona intera. Rimettiamoci a letto. Metto chiaro perché c'è un gran vento. Carissima Tania, da qualche giorno ho cambiato di cella e di raggio. Il carcere è diviso in raggi. Prima ero al primo raggio, 13esima cella. Adesso sono al secondo raggio, 22esima cella. La mia vita trascorre su per giù come prima. Te la voglio raccontare un po' minutamente, così ogni giorno potrai immaginare ciò che faccio. La cella è ampia come una stanza da studente, a occhio la calcolo 3 metri per 4 e mezzo e 3 metri e mezzo d'altezza. La finestra dà sul cortile dove si prende un po' d'aria. Non è una finestra regolare, naturalmente è una finestra che si chiama a bocca di lupo, con le sbarre all'interno,
si può vedere solamente una fetta di cielo, non si può guardare nel cortile o lateralmente. La disposizione di questa cella è peggiore della precedente, che era esposta a sud-ovest. Il sole si vedeva verso le 10 e alle 2 occupava il centro della cella con una striscia di almeno 60 cm. Nell'attuale cella, che deve essere esposta a sud-ovest-ovest, il sole si vede verso le 2 e sta in cella fino a tardi, ma con una striscia di 20-25 cm al massimo. In questa stagione più calda, forse andrà meglio e vedrò più sole. Inoltre, l'attuale cella è posta sull'officina meccanica del carcere e si sente il rombo della macchina, ma mi abituerò. La cella è molto semplice e molto complessa insieme. Ho una branda con due materassi, uno di lana. La biancheria viene cambiata ogni 15 giorni circa. Ho un tavolino, una specie di comodino armadio, uno specchio, un catino e una brocca di ferro smaltato. Possiedo molti oggetti in alluminio acquistati alla Rinascente, che ha organizzato un reparto nel carcere. Possiedo alcuni libri miei. Ogni settimana ricevo in lettura 8 libri della biblioteca del carcere, doppio abbonamento. Al mattino mi levo alle 6:30, alle 7 suonano la sveglia, caffè, toilette, pulizia della cella. Prendo mezzo litro di latte e ci mangio un panino. Alle 8 circa si va all'aria, che dura 2 ore. Passeggio, studio la grammatica tedesca, leggo La signorina contadina di Pushkin e imparo a memoria una 20 di righe del testo. Compro un giornale industriale commerciale e leggo qualche notizia economica. Il martedì compro il Corriere dei Piccoli, che mi diverte, il mercoledì la Domenica del Corriere, il venerdì il Guerin Meschino, cosiddetto umoristico. Dopo l'aria, il caffè, ricevo 3 giornali, il pranzo arriva in ore disparate, dalle 12 alle 3 più o meno, riscaldo la minestra in brodo o asciutta, mangio un pezzettino di carne, se vitello, perché non riesco a mangiare la carne di manzo, un panetto, un pezzetto di formaggio, la frutta non mi piace, e un quarto di vino. Leggo un libro, passeggio, rifletto su tante cose. Alle 4:30 ricevo altri 2 giornali. Alle 7 ceno, la cena arriva alle 6. Minestra, 2 uova crude, un quarto di vino, il formaggio non riesco a mangiarlo. Alle 7:30 suona il silenzio, vado a letto e leggo libri fino alle 11:12. Da 2 giorni verso le 9:30 bevo una chicchera di camomilla. Ti abbraccio, Antonio. Nella giungla si erano uniti in clan per poter cacciare con più profitto e meno pericolo babuini, lupi, leopardi ed altre bestie di vario pelo e colore. Tra di loro si erano organizzati, ma si era anche intrufolato uno sciacallo che mangiava i rifiuti e spolpava le ossa dei succulenti banchetti. Era sopportato questo sciacallo perché nella giungla lo sciacallo è temuto da tutti come diffusore di idrofobia e di malattie infettive. Ma l'irritazione e il malcontento era grande, che tanto che tutti gli appartenenti del clan avrebbero benedetto la buona occasione che li avesse liberati da questo sciacallo. Fu una scimmietta molto accorta e giudiziosa che trovò la via di scampo. Ma perché questo sciacallo non lo facciamo re? Disse. E così lo sciacallo, ben pasciuto, immunizzato, venne messo in una nicchia e stava lì, in questa nicchia, da solo. E potrà fare collezione di tutti i gocci colorati, disse la scimmietta, delle cartine inargentate che troveremo nelle nostre incursioni. E così, finalmente, con questo sciacallo diventato re, saremo tranquilli. Un amico mi dice che lo sciacallo può essere anche una sciacalla. Ultimi 2 racconti. Questa è una favola che mi ha raccontato un ferroviere.
dice che è una favola che si, cioè che si ambienta a Milano, anche se è difficile che a Milano ci siano le favole, però insomma. E a un certo punto scoppia una bomba a Milano dentro una banca. Nelle banche non scoppiano le bombe, scoppiano altre cose, però questa è una favola inventata, per cui va bene così. E allora dalla questura, che sta secondo questa favola in una strada che si chiama Via Fate Bene Fratelli, e si dicono: dobbiamo arrestare un anarchico, no? Perché è sicuramente l'anarchico che ha messo la bomba, però visto che questo è un anarchico, non è che possiamo andare a casa sua ad arrestarlo. È anarchico, fa come cazzo gli pare, per cui gli facciamo una bella telefonata e viene quando vuole lui. E infatti il commissario gli fece una bella telefonata e l'anarchico pim 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 con il suo motorino arrivò. Quando arrivò l'anarchico in questa vestura inventata di questa favola milanese, gli dissero: è scoppiata una bomba dentro una banca che sta su una piazza al centro di Milano, che è una città inventata, e noi cerchiamo un colpevole, ma con un colpevole vivo non ci facciamo niente, ci serve un colpevole morto. L'anarchico disse: ma avete sbagliato persona, perché non posso essere io, perché io è vero che sono anarchico, ma sono anche un ferroviere e figlio di ferrovieri. Io non posso morire. E lì tutti nella questura si misero a ridere, no? E dissero: ma questo è proprio scemo, questo è matto, questo non capisce niente, ma certo che può morire, anzi te lo insegniamo noi che siamo le guardie, come si può morire. E tutti ridevano, no? In questa questura gli dissero: anzi guarda che sul giornale di dopodomani è già uscito un articolo nel quale c'è scritto che tu sarai morto, e che non sarai morto perché ti abbiamo ammazzato noi, ma perché ti sei suicidato, e tra qualche anno uscirà un altro articolo con l'intervista ad un pubblico ministero che dirà che non sei morto perché ti sei suicidato e neanche perché ti abbiamo ammazzato noi, ma una via di mezzo. Si dirà che è un malore attivo, roba che i vostri scrittori anarchici, i vostri Pasolini, i vostri Dostoevskij non sono capaci a scrivere. Tu sei matto, dicevano, e ridevano tutti, ma lui diceva: ma io non posso morire, mi dispiace, perché sono anarchico e va bene, ma sono anche ferroviere e figlio di ferrovieri, io non posso morire. Allora arrivarono in questura, oltre alla polizia vennero pure i carabinieri, vennero i Marò, i Parà, i Papparpà, i Pipperipì, arrivarono tutti e gli dicevano: ma dai, non fare lo scemo, buttati, muori, così finiamo questa storia e la possiamo scrivere sui giornali. Ma lui diceva: io non posso morire perché sono anarchico, ferroviere e figlio di ferrovieri. Allora queste forze dell'ordine si scocciarono e lo presero, come si dice, di peso, e lo lanciarono fuori dalla finestra, ma lui rimase magicamente appeso per aria come una mongolfiera. Infatti tutti quelli che stavano dentro la questura rimase la bocca aperta, come nei cartoni animati dove ai personaggi dei cartoni gli entrano e escono dalla bocca le mosche e non capiscono quello che sta succedendo, no? E lui disse: lo vedete che non posso morire perché sono ferroviere e figlio di ferrovieri e anche anarchico, e poi non sono matto, gli disse, i matti siete voi che davanti all'orrore non siete ancora impazziti. Ultimo racconto. Torna a casa. Vedo mia moglie e sono in due. Cioè, nel senso, non mia moglie e mio figlio. Mio figlio studierà un compagno di classe, dice lui, non mia moglie e l'amante, e neppure mia moglie e un'amica. Mia moglie non ha né l'amante né l'amica, ha solo dipendenti, le ragazze le chiama, ne parla come se fossero signorine del bordello, e lei la maîtresse che le comanda, le chiama ragazze per non dire schiave. Dico proprio che torno a casa e mia moglie sono in due.
mia moglie e un'altra, lei, identica a lei. Come faccio a salutare quella giusta? Se mi rivolgo a quella sbagliata, lei sicuramente mi si rivolta contro e mi dice: ma non mi riconosci, imbecille? Io che gli faccio? Che gli dico? Certe donne sono fatte così. Non puoi dire: ma guarda che tu somigli a quella. Non puoi dirglielo nemmeno se quella è proprio quella nello specchio davanti a lei. Ma visto che sono in due, ho il 50% delle possibilità di sbagliare, ma anche il 50% di trovare quella vera. E se ci prendo? Sicuramente lei mi dice: hai tirato a indovinare. E infatti è vero. Come hai fatto a distinguermi da quella scema? E devo dirle, capito, quali sono le 7 piccole differenze, aguzzando la vista, che mi hanno fatto capire che lei era quella vera. E invece il problema non si pone, perché mia moglie e l'altra lei stanno litigando. Il motivo non si capisce. È sempre così con mia moglie. Cioè, non che non ci sia un motivo per litigare, il problema ci sta, è che sono io che non lo capisco, il motivo per il quale stiamo litigando o sta litigando lei con qualcun'altra. Se lo capissi, le darei subito ragione, subito. Io non ci tengo, preferisco stare in poltrona e leggere il giornale. Mi prenderei serenamente il torto, ma con lei è impossibile stare dalla parte sbagliata tanto quanto stare dalla parte giusta. Magari stiamo litigando, che ne so, sulle vacanze. Lei dice che l'anno scorso il mare faceva schifo, io faccio appena in tempo a dire che effettivamente sarebbe stato meglio andare in montagna, che lei incomincia già a parlare dell'educazione di nostro figlio. Io non vado in chiesa dal giorno del battesimo e vabbè, accetto che lei lo mandi a messa con mia suocera, ma riesco appena a dirglielo che lei incomincia a lamentarsi della lavatrice che funziona male. Mia moglie è un intellettuale, può cambiare discorsi decine di volte di seguito, passare dalla battaglia persa contro lo sporco impossibile all'inesorabile deriva dei continenti, e senza che io abbia strumenti validi per affrontare entrambi gli argomenti, sono comunque l'imbecille responsabile. Mia moglie è una iena, ma ora che sono in due sembrano già un piccolo zoo. Mentre torno alla mia poltrona, al mio giornale, suonano alla porta. Vado ad aprire, è mia moglie, che dice: cos'è sto disordine? Chissà se parla di me o della sua sosia. Poi aggiunge: imbecille, parla di me. Se dice imbecille sta sicuramente parlando di me, ma solo per un attimo, perché prende subito l'aspirapolvere e incomincia a pulire con rabbia. Combatte contro gli acari sovversivi nascosti nel micromondo della polvere, come talebani tra le montagne dell'Afghanistan. Appena vince la battaglia della poltrona, mi ci rimetto seduto e prendo il mio giornale, penso, ma suono alla porta. È mia moglie. Solo lei arriva a casa a quest'ora, ma ce ne sono già tre e ho paura di alzare lo sguardo. Sono soltanto una voce e un coro praticamente, che mi dicono: imbecille, evidentemente stanno parlando con me. Forse per te mangeremo sempre pizza nel cartone, dice la terza che è entrata. Che c'è di male nel mangiare la pizza nel cartone, penso io. Pieghi la pizza in quattro, la mangi con le mani, ricicli il cartone, nemmeno devi lavare i piatti e le posate, è una cena, come dire, ecosostenibile. Poi la quarta, lei, che è entrata dentro casa, entra trascinando due enormi buste della spesa in cucina. Accende il forno, i fornelli, il forno a microonde, la piastra, il barbecue, la yogurtiera, il frullatore, la macchina per il pane. Ma non cucina lei, lei è a dieta. Quindi cucina, ma solamente per noi, che dovremmo mangiare al posto suo, che invece non mangia niente. Faccio in tempo a vederla scomparire in camera, che dalla porta aperta entra un'altra moglie, mi sorride e mi abbraccia. È la moglie tenera, quella che non c'entra col sesso, è un abbraccio materno. Infatti mi dà un bacio sulla fronte e si siede sul divano con la copertina sulle gambe. Mi basta guardarla e ritorno adolescente. Lei sorride, io mi mordo le unghie. Suonano alla porta, vado ad aprire, è mia moglie.
non ce l'ha con me quest'altra. No, non che non abbia motivi per essere arrabbiata o delusa, è che non mi considera più un marito. Per lei sono una specie di chiavistello. Sto a casa solo per sbloccare la serratura, per aprire la porta. Al telefono parla con sua madre, poi con sua sorella, poi con la madre, poi con la sorella, poi con la madre, poi con la sorella. Un attimo dopo mia moglie entra e quasi sfonda la porta. Si ferma, mi guarda e dice: imbecille, parla con me, evidentemente. No, no, parla con le sue ragazze, le schiave. Non con tutte. Parla con una in particolare, di una particolare imbecille che ha sbagliato i conti per il commercialista, o le fatture per i fornitori, o i versamenti per i dipendenti. Mia moglie che si porta il lavoro a casa, che fa i bonifici online, che chatta, che segue gli sviluppi del mercato, che scarica, grabba, copia, incolla, elimina, salva con nome, seleziona, deseleziona, comprime, ricomprime, si loga, si sloga. Mentre mia moglie vede un film in streaming, sento la voce di mia moglie per le scale. Mi sbaglio sempre di piano, dice. Sono 10 anni che abitiamo in questo condominio e mi sbaglio sempre, dice. Entra in casa e le cade la borsa. Mia moglie distratta rovescia una cartellina di documenti, fotocopie di contratti, bolle d'accompagnamento, fogli vidimati di registri contabili, copie autenticate di originali archiviati. Appoggiata alla stipite della porta, le fessure e gli occhi come nei duelli dei film western, e lo sconforto cosmico di chi ha appena finito di parlare coi defunti immersi nello stige. Mia moglie apocalittica dice con una voce baritonale, come se parlasse uno spettro: non puoi immaginare che mi è successo oggi, e cade sfinita sul divano. Poi in un attimo mia moglie finisce di mangiare, mette i piatti nella lavastoviglie, spegne l'aspirapolvere, la televisione, piega la copertina, la mette sotto un cuscino del divano, rimette insieme i suoi documenti, recupera anche l'ultima fattura pagata, esaurisce il credito del cellulare, finisce gli argomenti per litigare e smette anche di piangere. In un attimo mia moglie crolla. Io non comprenderò mai il sonno delle donne. Il sonno se ne porta via in un istante, senza preavviso, come una macchina che passa dal serbatoio pieno al motore che inchioda, senza accendere la spia rossa della benzina. Un sonno totale, impenetrabile. Ecco, anche mia madre era così, lo era anche mia nonna e anche la nonna di sua nonna. E le dame dell'Ottocento, le Madonne del Medioevo, forse pure Cleopatra, la Sibilla Cumana, anche Penelope stava dormendo mentre Ulisse sterminava i proci. Pure Eva, forse era così. 10 Eva davanti a quello scemo di Adamo, che gli dicono: prendi la mela. No, non prenderla. Chi mangia da solo si strozza. Raccogliere un cesto, facciamo una marmellata. Sarà biologica, lavora bene. Taglia l'albero, piantaci un caco. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Conosci Newton? E dopo che Dio li caccia dall'Eden, mentre Adamo trema più della foglia che gli copre il pisello, Eva si addormenta. Io non so se è nato prima l'uovo o la gallina, ma sono certo che Dio, dopo aver creato la donna, ha inventato il sonno. Un uomo si siede e resta senza fare niente, come uno scemo, come una lucertola al sole. Ma la donna no, il sonno è davvero l'unico modo per fermare una donna. Entro nella stanza e guardo le mie 10 mogli chiuse in un corpo che occupa meno della metà del letto. Dormono serenamente e sorridono, perché nel sonno sognano di essere una donna soltanto. Grazie. Rieccomi.
dopo Ascanio Celestini io ho due comunicazioni da fare, una che sogno di fare da tutta la vita, ovvero se avete una Volkswagen c'ho io le chiavi, cioè qualcuno ha perso delle chiavi e quindi se non riuscite a entrare in macchina mi trovate qua, sono vestita come l'omino marshmallow di Ghostbusters, mi riconoscete. La seconda è tutte le persone che stanno indietro, io le inviterei davanti, che si sta meglio, c'è anche più sole, è più bello. Dietro di me, come avrete visto, si sta muovendo qualcosa. Dietro di me si sta muovendo qualcosa nel proseguimento di queste celebrazioni del 25 aprile, perché sì, è resistenza, sì, è memoria, ma è anche una grande festa, come dicevamo all'inizio. Il prossimo artista è cresciuto a pane e rap. Da giovanissimo partecipava a sfide di freestyle. Inizia un sodalizio, un'amicizia con due nomi del rap italiano che poi fonderanno in Cardoto, che sono Guè Pequeno e Jake LaFour. Poi chiudiamo il collegamento per oggi pomeriggio. Qui crea sodalizi incredibili anche con altri personaggi come T-Fingers. Cassio Franco Emilia dal e Parco Carranuzza. 9 album. Una partecipazione indimenticabile al Festival di Sanremo, grazie capitano per tutti quei punti al Fanta Sanremo. E una poltrona da giudice di X Factor. Tra pochissimo su questo palco, per celebrare insieme a noi il 25 aprile, salirà Gargen D'Amico. Quindi se siete in fondo forse è il caso di venire più avanti perché ci si riscalda, ve lo posso assicurare. Intanto cerchiamo quello della macchina, probabilmente, ma se io pigio. Niente, non è successo niente. Io pigio, comunque davvero se avete bisogno mi trovate qua, fino a una certa ora, non pagate nel parcheggio. Per adesso siete carichi? Avete bevuto del Lambrusco? Come no Lambrusco? No? C'è una faida che non conosco? Con il... Sì? Quindi no Lambrusco, vabbè, uno spritz. Mi state dicendo, devo approfondire quindi questa cosa su tutte le linee di Bologna, Lambrusco modenese. Noi nel dubbio beviamo qualsiasi cosa. Secondo me a breve ci saremo. Nel frattempo io posso continuare a raccontarvi cose pressoché divertenti, ma non vorrei far ricominciare a piovere visto che insomma è uscito il sole. Quindi no Lambrusco, questa me la segno. Signori in fondo, venite qua, diamoci un abbraccio, tutti più vicini. Tra l'altro vi siete moltiplicati rispetto all'inizio, come i gremlins quando li bagni, gli dai da mangiare e si moltiplicano. È tornato il sole ed è merito dei Drug Butchers, vorrei ricordarlo, i Drug Butchers lavorano con Giuliacci del Meteo. Quando c'è problemi chiamateli, ascoltate dei loro pezzi e torna il sole. Ormai cioè, una è coincidenza, due fanno una prova, mi sembra ormai più che evidente. Intanto dietro di me la grande si fanno attendere, che si fanno attendere, ma giusto che sia così. No, non credo proprio. Con 9 album all'attivo e non so quanti live, penso che non sia proprio una persona nervosa di salire sul palco. Voi aspettate comunque, giovanissimi, cioè Dungeon piace a chiunque, c'è un range di età veramente interessante, la forbice è molto molto ampia. A voi piace? Prima fila, quanti anni avete? 10, 8, madonna, è una
altri 12. Ah, avevo capito 10 quasi 12, mancavano 11 nel mezzo. C'è qualcosa che non va nella matematica, però giovanissimi. Qualcuno più giovane di voi, dietro, però voi avete conquistato la transenna. Giovanissimi anche lì. C'è una gara adesso, chi è il più giovane? Signora, non le credo che lei è la più giovane, mi scusi. Ah, cioè, ci sono anche dei cartelli. Ci sono anche scusatemi, qua è proprio una competizione serratissima. Io ti guardo, così ti metto pressione. Io ho visto la setlist, voi no. Cioè lì c'è una curva sud, qua c'è una curva sud, quindi voi da questo lato dovrete fare veramente casino per comparare, perché... Io lo vedo lì dietro, ci siamo quasi. Vabbè, di qua, se di là fanno casino, provate a fare casino anche da questo lato. Cioè, voglio un po' di impegno, un po' di... bene così. Allora li conosco tutti per noi, cioè, familiari anche di qua. Nessuna novità per le chiavi? La macchina è mia, a fine giornata, se non trovo il proprietario delle chiavi. Provo macchina. Ormai è un dialogo tra me e te. Siamo in diretta dal parco Caranussa di Castelfranco Emilia. Da quanto tempo segui l'Argen? Stiamo aspettando l'arrivo di un artista, ma non sappiamo Sanremo scorso. Il nome non lo conosciamo neppure. Non lo conoscevi tanto perché sei molto giovane, nel senso. Ascolteremo un brano, poi chiuderemo. Quindi adesso ballate, io vi osservo, vi vengo a guardare. Se chiuderemo la diretta qui da Castelfranco, ricordo poi che dalle 18 vi daremo notizie sul volley. Lo so che non mi potete più vedere. Aggiornamenti scritti sulla pagina Facebook per la partita tra Perugia e Modena Volley che si gioca alle 18. Appunto in terra umbra, e vi daremo tutti gli aggiornamenti, e poi ovviamente a fine gara il tabellino, la cronaca, che poi comunque stanno alle mie spalle facendo un lavoro della Madonna in brevissimo tempo, quindi insomma io farei un applauso a tutti i tecnici che da stamattina stanno lavorando per rendere questo palco possibile. Non capito niente.
Sì, no, Trebi Meteo non ha detto nessuno. Ma guarda, non era da seguire il meteo. Poi sono arrivati i Drunkbatchers, sono loro il jolly di questa giornata, te lo dico. Cioè, dava distruzione, tempesta e pessimismo. Ma quando parte i Drunkbatchers... Io nel frattempo ho fatto amicizia con le prime file. Andremo a cena poi dopo insieme. Venite più avanti, vi vedo che siete seduti comodi laggiù. Si è riempito di gente, si aspetta il prossimo artista. Abbiamo sentito prima Scagno Celestini. Voi volete degli spoiler, ma io non ve li farò. Un gruppo musicale modenese, mi dispiace, molto apprezzato qui al Parco Ranuzza. L'avete visto lì dietro? Io lo vedo. Anche voi lo vedete. Va bene, signore e signori, giovani, non più giovani, medio giovani, con grande piacere, Dargen D'Amico. Faccio tutto di corsa, ah, le cripto, la borsa, ah, ma impiego una vita per dirti una cosa, per fare una mossa. Tiene troppo ragione ancora, brother, poi non impari le strade. Chi ci lascia da soli ci insegna che la vita corre, ciao Serra. Non sei quello che io credevo, come dimmi quanto ti devo. Ma se ci metti anche la lingua, sei la tua figa. Nella city non ci si parla, senza barca non ci si magna. Invece noi cerchiamo casa dopo una settimana, qualcuno facciamo a metà di questi battiti, di questa notte di pelo senza mangiare e di ubriaco di te. Che lo vivi contigo, sembra che siamo nati a fare, non farmi guidare qui, sono ubriaco di te. La sabbia nera, era prendeva la ha un senso di vuoto da sempre, come se niente servisse a niente e non mi incuriosisce più la gente. Credo sia un'ombra dentro alla mente, se potessi vivrei coi pesci, era coi pesci, non ci esce. Invece con la gente ci si sfoga, l'acqua del fuoco è finalmente sfocia ed è tutto qui. Essere mortale, vedere ed essere speciale, avere un'occasione grande, e mi c'ho sempre le stesse domande. Vorrei morire per
sentire senza mangiare e mi ubriaco di te. Io chiedo di contigo, se non che siamo nati a fare, fatti guidare, sono ubriaco di te. Basta pianera, deve essere la complicata. Chiudiamo questa diretta, salutiamo il nostro amico un Antonio, applauso a Jackie Sax, che sappiamo che ha apprezzato Mary molto questa diretta, che soprattutto squadra, l'intervento di Ascanio Celestini. Ci siamo, gli diciamo forza bene, Napoli, così di incoraggiamento. Abbiamo risolto, mi sento libero, ti senti libero? Sì. Un applauso a Gianluigi, salutiamo, Fisi. Se volete continuare a seguire appunto Ludwingo, gli avvenimenti qui a Castelfranco, si prosegue al Parco Carranuzza fino a sera. Grazie per l'ascolto e tutti i servizi che abbiamo realizzato da questa mattina a Modena, poi oggi pomeriggio a Castelfranco, li monteremo, poi li troverete sul nostro sito, su YouTube, sulla pagina Facebook e ovviamente anche sulla nostra pagina TV di Modena Nuova. Buonasera, buona continuazione, buon 25 aprile a tutti.